Buongiorno a tutti i presenti e i collegati da remoto. Diamo inizio adesso ai lavori. Vorrei prima ringraziare tutta la struttura del Corecom che ha reso possibile questo evento importante per il territorio piemontese. E sono convinto che oggi con la presenza di relatori illustri si potranno chiarire tanti aspetti pratici di questo par condicio che sta creando un po' di difficoltà su tutti i territori. Noi possiamo parlare del Piemonte. È importante parlare e chiarire questi aspetti perché nella praticità dell'attività preelettorale ovviamente si stanno creando degli spiacevoli inconvenienti che sicuramente oggi andremo a chiarire. Ringrazio la partecipazione dei dirigenti, dei funzionari pubblici, dei giornalisti, della comunicazione locale. E, visto i tempi che stringono, passerei adesso la parola al dottor Stefano Tallia, presidente Ordine dei giornalisti, che poi ci deve lasciare in quanto ha un impegno alle ore 10. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, buongiorno a tutte e tutti, mi auguro che mi sentiate bene. L'impegno al quale devo tener fede è semplicemente la riunione del nostro consiglio che era stata convocata in precedenza rispetto a questo incontro sicuramente importante e interessante. Beh, io intanto non posso che augurare buon lavoro, auspicando che dall'incontro di oggi possano arrivare tutti i chiarimenti necessari affinché le colleghe e i colleghi in questo periodo di campagna elettorale possano svolgere al meglio la loro funzione. Sono già arrivate ai nostri uffici varie segnalazioni, in particolare da parte dei colleghi che lavorano all'interno degli uffici stampa pubblici, un po' confusi anche rispetto alle nuove norme che sono state dettate dal decreto sulla par condicio. Leggevo proprio questa mattina, insomma, anche la vicenda che riguarda, se vogliamo, un po' curiosa di colore, però abbastanza significativa, no? Che riguarda i manifesti per la prossima manifestazione del 1 maggio, che non possono contenere il logo del Comune di Torino. Quello che io voglio dire, naturalmente, questa è una riunione di natura tecnica e immagino che non ci si dilungherà su aspetti di natura politica. Quello che io voglio dire è però che mi auguro che tutta questa normativa della par condicio possa esserci al più presto un intervento legislativo che metta finalmente ordine e chiarezza e che vada soprattutto al nocciolo di quello che è il problema, cioè assicurare parità di condizioni a tutte le forze politiche che competono in una una gara elettorale, ricordando che il tema della par condicio però non è una questione che riguarda esclusivamente il periodo elettorale. Par condicio, la parità di condizioni, dico, non solo tra le forze politiche ma anche tra le questioni, tra i temi sociali, politici e culturali, è questione che riguarda tutti i giorni, che riguarda tutto l'anno. Chi come me ha qualche capello bianco ricorda che la legge sulla par condicio nacque quando in Italia vi era il famoso problema del conflitto di interessi, no? Allora ne veniva individuato uno ed è inutile che citi a quale mi riferisco. Ecco, bene, ora trascorsi molti anni, purtroppo i conflitti di interesse si sono moltiplicati all'interno del nostro paese e come presidente dell'Ordine dei giornalisti mi corre l'obbligo di dire che, insomma, questo è un problema che riguarda la democrazia del nostro paese, lo vediamo anche in questi giorni riguardo a possibili nuove concentrazioni editoriali e al rapporto che queste potrebbero avere con alcune forze politiche. Quindi io mi auguro, questo è l'auspicio, mi rendo conto che non è il tema del convegno di oggi, però il mio auspicio è questo, che insomma al di là di normative talvolta anche difficilmente interpretabili possa arrivare un intervento legislativo strutturale che offra effettivamente una parità di condizioni, ripeto, non solo alle forze politiche ma parità di condizioni anche perché i temi possono avere spazio all'interno del dibattito pubblico. Io mi fermo qui augurandovi buon lavoro e scusandomi per il fatto che appunto a un certo punto dovrò allontanarmi per la riunione già programmata del nostro consiglio. Grazie ancora. Ringraziamo il Presidente Tallia per l'intervento. Mi presento, sono Marco Premonte, commissario del Corecom Piemonte e adesso
presidente del Corecom, prima ha detto che abbiamo illustri relatori ospiti oggi e adesso ho il piacere di dare la parola al direttore dell'Agicom, Giorgio Greppi, per un saluto e un bel intervento. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'introduzione. Vi porto i saluti di Laura Ia, che sostituisco oggi, che purtroppo per un impegno non è potuta essere presente a questo evento. Volevo ringraziare innanzitutto soprattutto il Corecom Piemonte per insomma, gli eccellenti rapporti che abbiamo a livello di autorità centrale e per il lavoro che svolge. Mi riallaccio all'intervento precedente del Presidente dell'Ordine dei giornalisti. In effetti noi ci troviamo ad applicare, soprattutto in periodo di par condicio, una legge del 2000 che, oltre alla problematica dell'allora conflitto di interessi, era stata tarata su un assetto del settore radiotelevisivo completamente differente rispetto a quello attuale, con la presenza di solo 11 emittenti nazionali, una forte concentrazione di risorse e soprattutto l'assenza di ogni riferimento a internet, al web e alle piattaforme, dove assistiamo ai veri problemi per la democrazia e per la diffusione di notizie false, disinformazione. In tutto questo si è innestato, sempre nella legge del 2000, questo divieto di pubblicità istituzionale che sta creando tanti problemi, soprattutto quest'anno, dove c'è una combinazione molto sfortunata di continue tornate elettorali che rischia di impedire la comunicazione istituzionale in alcuni territori per diversi mesi. Pensiamo al caso della Basilicata, dove si sono appena concluse le elezioni regionali e che si trova adesso con un periodo di divieto che si chiuderà il 9 giugno con il voto europeo. Quindi per la Basilicata parliamo quasi di 4 mesi di divieto. Anche questo forse non appare più coerente con il giorno d'oggi rispetto a quanto delineato dal legislatore nel 2000. L'autorità a luglio dell'anno scorso ha inviato al governo, secondo quelli che sono i propri poteri, una corposa segnalazione in cui ha individuato le principali problematiche relative all'applicazione della par condicio ad ampio spettro, sia con riferimento appunto al problema dei nuovi mezzi di comunicazione, sia con riferimento al problema che più ci preoccupa oggi su questo convegno, relativamente al divieto di pubblicità istituzionale. Il problema è che l'autorità non può sostituirsi al legislatore, quindi oltre a quella che è stata la segnalazione non può fare. Siamo tutti in attesa di una riforma da 24 anni di questa norma. Se un riferimento temporale può essere alla direttiva europea che regola il mondo dell'emittenza radiotelevisiva, viene modificata o aggiornata in media ogni 8-10 anni. Noi invece sulla par condicio siamo a 24 anni di distanza applicando ancora la stessa disciplina. Per la comunicazione istituzionale la segnalazione dell'autorità ha evidenziato che il divieto ha un suo raziocinio, come è stato sancito anche da una sentenza del 2000 della Corte Costituzionale, ed è quella di evitare che mediante una modalità e contenuti informativi un'amministrazione possa in qualche modo orientare la campagna elettorale acquisendo favori. Il problema è che un'applicazione troppo rigida di questo divieto rischia di avere effetti degenerativi. All'ordine del giorno, vista anche appunto la rassegna stampa di oggi, c'è il problema dei loghi e il problema del periodo di embargo. Per quanto riguarda il periodo di embargo, è indubbiamente un periodo troppo lungo vietare la comunicazione istituzionale dal giorno di convocazione dei comizi fino al giorno del voto. Appunto, rischiamo di norma divieti che durano 2 mesi e in caso di combinazioni particolarmente sfortunate, come quella della Basilicata, periodi di divieto che durano 4 mesi. Magari sarebbe molto più opportuno limitare questo divieto o dalla data di presentazione delle liste oppure assimilarlo a quello che è il divieto di pubblicazione dei sondaggi che vale solo per le ultime 2 settimane di campagna elettorale. Un altro problema invece riguarda i requisiti in deroga rispetto a questo divieto. Parliamo di indispensabilità, indifferibilità e impersonalità. Indispensabilità e indifferibilità sono ormai comunemente riconosciuti dall'autorità e quindi non si sono creati tanti problemi perché è abbastanza facilmente riconoscibile una comunicazione che deve essere per forza fatta anche in questo periodo. Il problema dell'impersonalità in questo momento è più grave. Mi riferisco in particolare alla questione dei loghi. Abbiamo letto oggi tutti il fatto dei manifesti già stampati
con lo stemma del Comune di Torino per il 1º maggio. Questa questione dei loghi è stata oggetto di una circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio, dove ha precisamente declinato che il requisito dell'impersonalità si ritiene soddisfatto senza la presenza di loghi o altri segni distintivi dell'amministrazione, ma solo con l'emblema generale della Repubblica. Da un certo punto di vista è giusta questa interpretazione perché vuole limitare quei fenomeni di elusione. Dall'altro punto di vista, però, serve, secondo me, un'applicazione a volte caso per caso. Su eventi di portata nazionale riconosciuti, anzi a livello mondiale, come il 1º maggio, probabilmente l'apposizione di un emblema sul manifesto non ha alcun effetto su quella che può essere la campagna elettorale. Altri esempi di questo tipo possono essere su campagne turistiche e promozionali, dove anche lì c'è sicuramente la necessità di far sapere qual è il territorio che promuove se stesso. Stiamo lavorando a stretto contatto appunto con tutte le amministrazioni preposte per dare ogni tanto qualche interpretazione che possa essere più flessibile. Ovviamente interpretazioni che possono solo pervenire ex post da parte dell'autorità, perché non ha il potere di autorizzare o derogare ex ante l'utilizzo di stemmi, loghi o altre situazioni. Speriamo magari in un'interpretazione più flessibile anche con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in modo da consentire a noi questa maggiore flessibilità nelle valutazioni ex post. Poi so che ci sono tutta un'altra serie di questioni legate a interpretazioni di particolari aspetti di questo periodo di divieto. L'autorità ha emanato delle linee guida e le ha pubblicate sul proprio sito 1 mese fa, con il tentativo appunto di chiarire determinati aspetti legati a questa disciplina. Lì con voi c'è Antonietta Volcaro, che è, insomma, la colonna portante dell'attività della par condicio da parte dell'autorità, sin da quando è stata attribuita questa competenza all'Agicom. Quindi siete, insomma, in ottime mani e sarà sicuramente pronta e disponibile a chiarire ogni dubbio che vi possa venire. Io vi ringrazio ancora e resto collegato ad ascoltarvi. Ringraziamo molto il direttore Greppi che è andato subito puntualmente al cuore della questione e al nucleo del problema fondamentale che in questo momento, in questo periodo, sta ovviamente facendo dibattere tutti quanti nella nostra regione sicuramente per esperienza diretta, ma non ho dubbi che anche nelle altre regioni più o meno le situazioni siano simili. Ed è proprio per questo che oggi abbiamo cercato di radunare più voci possibili e in particolare la persona più esperta, penso, in Italia, il par condicio, proprio per cercare di innanzitutto rasserenare gli animi, che quello è, penso sia l'aspetto fondamentale, e poi chiarire molti aspetti che molto spesso vengono magari equivocati proprio semplicemente perché non c'è un'adeguata comunicazione o un adeguato confronto preliminare, appunto, prima che succedano poi che accadano eventuali problemi. Passerei adesso la parola alla coordinatrice del tavolo tecnico dirigenti segretari Corecom, Maria Rosa Zampa. Buongiorno, buongiorno a tutti, sia a voi che siete presenti che a tutti i tantissimi che so essere collegati per questo seminario di approfondimento che in modo molto intelligente i nostri amici del Corecom Piemonte hanno organizzato. Saluto la carissima Antonietta che è lì presente, il direttore Greppi che ha appena parlato. Il mio intervento ovviamente non deve essere un intervento focale che tratterà il cuore delle questioni che verranno sviscerate a breve e in modo magistrale, già che, come diceva anche il dottor Greppi, avete lì con voi l'avvocato Polcaro, che è la nostra grande collaboratrice. Quindi io mi limito a lasciare sullo sfondo il concetto che abbiamo tutti molto ben presente, noi Sistema Agcom Corecom, che è quello nell'attività che stiamo facendo per la par condicio e per cui oggi
correttamente verranno sviscerati diversi profili, tutti problematici, che è quello della tutela della democrazia, perché noi stiamo lavorando con grandi sinergie in tutti i CoReCom in stretta connessione con l'autorità, e questo è un messaggio che voglio lasciare perché sia chiaro che il nostro è un mondo che sempre più sta lavorando coordinatamente in modo coeso e omogeneo sul territorio. E proprio per questa tornata elettorale abbiamo fatto una marea impressionante di riunioni, controriunioni e confronti, perché abbiamo proprio, tocchiamo con mano che questa tutela della democrazia è quello che ci deve guidare, perché è evidente che se nel mondo contemporaneo l'assioma che vale è quello secondo cui ciò che non è comunicato non ha rilevanza per l'opinione pubblica, è del tutto ovvio che i partiti e i movimenti politici che hanno co come proprio fine proprio quello di orientare l'opinione pubblica e di raccogliere consensi, desiderano che tutto ciò che affermano, che promuovono e che fanno trovi evidenza, la massima evidenza nella comunicazione. E più che un desiderata, direi che è quasi una necessità imperativa, perché ovviamente la funzione concretamente che deve essere esercitata dai partiti non riesce ad essere esercitata se non viene raggiunta l'opinione pubblica. Ecco che il mondo della comunicazione, tra cui esiste anche quello della comunicazione istituzionale, è dispensatore di una risorsa fondamentale che è la visibilità. Se abbiamo chiaro questo, è evidente che tutto quello che verrà declinato nella risoluzione di tutte le zone grigie che sappiamo, correttissimo quello che ha detto il Presidente dell'Ordine dei giornalisti, ancora più corretto quello che ci ha appena detto il dottor Greppi. Questa è la legge che abbiamo, vorremmo modificarla, vorremmo chiarirla, vorremmo cambiare tante cose, ma questa è la regolamentazione normativa un po' nebulosa con cui ci troviamo a lavorare, ma che, ribadisco, riesce a essere chiarita grazie ad interventi sempre puntuali. Quindi invito tutti a veramente vedere il sistema AGCOM CoReCom come un sistema di vigilanza a tutela della democrazia, ma di consulenza a fianco a tutti voi. La nostra mission è quella di rendere ragione della nostra funzione nel modo più intelligente possibile. Abbiamo pienamente chiaro qua, tutte le dicotomie e a volte le assurdità, i paradossi che certe applicazioni possono evidentemente portare, ma proprio perché lo abbiamo chiaro, il nostro interesse è dare delle risposte il più possibile chiare, corrette e aiutare tutti a poter fare la comunicazione, sia quella dell'emittenza radiovisiva stampata che sia, insomma, la comunicazione privata, che la comunicazione istituzionale nel modo corretto, cercando, insomma, detta parole povere, di salvare capre cavoli. Scusate la banalità di quest'ultima cosa. Quindi io ritengo che gli amici del CoReCom con questa iniziativa stanno facendo, come tanti altri nostri CoReCom in tutta Italia, una cosa ottima, perché piuttosto che arrivare a valle a dover dibattere di eventuali violazioni e proposte sanzionatorie, noi preferiamo moltissimo divulgare una informazione corretta e lavorare a monte in via preventiva, in modo che tutti possiamo avere chiaro quali sono i limiti in cui possiamo muoverci nei parametri della legittimità e di quel quadro normativo che, grazie agli interventi interpretativi, delle autorità, a partire dall'AGCOM e noi a ricaduta, cerchiamo di dare affinché si chiarisca il più possibile dov'è il limite del corretto e dello scorretto.
Io ringrazio nuovamente gli amici, ringrazio l'avvocato Polcaro che è sempre al nostro fianco, il dottor Greppi che è sempre disponibile per ogni cosa e rinnovo a tutti l'invito di vedere questo sistema Agcom Corecom come un buon alleato in questo periodo. Grazie a Maria Rosa Zampa, anche qui mi fa piacere che abbia sottolineato da un lato la necessità di adeguare la normativa vigente, dall'altro soprattutto la necessità di, lei ha utilizzato l'espressione salvare capre cavoli, ma sostanzialmente si tratta di usare il buon senso, che molto spesso aiuta tanto, soprattutto nei momenti in cui c'è una difficoltà interpretativa o un vuoto normativo, perché parliamoci chiaramente. L'articolo 10 della legge 28 del 2000, laddove denota delle sanzioni, in realtà è molto molto generico e le sanzioni portano ben poco. Quindi diciamo che lo spauracchio della sanzione è molto molto limitato, ma al di là di questo, come diceva la dottoressa Zampa, sarebbe probabilmente più opportuno, anzi necessario, pensare alla prevenzione che non alla punizione. E quindi nel momento stesso in cui si agisce sulla prevenzione, vedere questo ruolo dei Corecom e dell'Agicom come degli alleati che aiutano appunto a interpretare le norme e quindi poi le azioni è un punto fondamentale direi della questione. E quindi adesso entriamo proprio nel vivo dell'argomento lasciando la parola all'avvocato Polcaro, avvocato dell'Agicom, conosciamo tutti, cultore della materia dell'insegnamento e diritto della comunicazione. Pubblicato tantissimi articoli, è stato relatore in tantissimi convegni e seminari sul diritto all'informazione sulla par condicio, autore dei tre volumi del massimario par condicio, disponibili sul sito dell'Agicom e quindi ritengo il maggior esperto in Italia probabilmente della par condicio, quindi oggi abbiamo il top proprio per cercare di districarci in questa materia che comunque è fondamentale. Grazie avvocato, a lei la parola. Un saluto a tutti, veramente sono felice di essere qui, come in questi, cioè, incontri che abbiamo avuto con i vari comitati regionali. Si sente? No, Un problema? non è il microfono, è il tono. Ah, il tono? Eppure sento. È perfetto. È importante che insomma, si possa sentire con tranquillità e serenità. Sono venuta con piacere perché, come ha ricordato il mio direttore Greppi, abbiamo un ottimo rapporto con il Corecom Piemonte, che effettivamente noi guardiamo con attenzione perché è uno dei Corecom che in Italia produce parecchio, non solo perché è vivace nelle fattispecie segnalate e nei quesiti posti, ma soprattutto perché ha capito bene quello che diceva la dottoressa Zampa, la necessità del raccordo istituzionale di Agicom e di Corecom, ma la dirò di più, anche di Agicom e di Corecom con le altre istituzioni, in questa prospettiva che deve essere preventiva e non curativa, preventiva come se fossimo in un piano sanitario, insomma un piano che ci occupa come dire, di effettuare interventi che possono essere risolutivi per la nostra salute. Quindi io vorrei iniziare questo intervento dicendo sostanzialmente parole di serenità. Attraverso che cosa? Attraverso la spiegazione di una funzione di una norma e quindi della casistica che ci occupa, perché la norma ha senso, ha significato nel momento in cui aiuta a risolvere i problemi che il quotidiano insomma, ci sollecita a leggere e a interpretare. La norma deve avere una funzione e le 28 ha una funzione ben precisa perché tutela, l'ha detto bene Maria Rosa, tutela un sistema democratico in cui tutti gli attori, tutti i competitors, tutti i soggetti politici debbono comunque poter esprimere la propria opinione in una maniera corretta, imparziale
E soprattutto il cittadino deve essere messo nella condizione, questo lo dice la Corte Costituzionale con una serie di sentenze, a partire dagli anni in cui c'era il monopolio, la riserva di Stato, deve appunto essere messo nella condizione di formare in maniera serena il suo convincimento, in una maniera così completa. Quindi in questo, quello che mi piace sempre definire come il campo di gioco in cui si articola la legge 28, abbiamo una serie di soggetti, i soggetti politici, ma incorriamo l'emittenza radiotelevisiva, ovviamente, perché la legge è nata per l'emittenza radiotelevisiva, a cui si aggiunge oggi, però non è contemplata la 28, tutto un mondo delle piattaforme. Ultimamente, appunto, la Commissione europea ha elaborato queste linee guida, questi orientamenti per le grandi piattaforme, per i motori di ricerca di grandi dimensioni, proprio perché potessero mitigare il rischio di una disinformazione durante il periodo elettorale, e questo impatta sulla formazione ovviamente del consenso, come impatta sulla tutela del minore, sulla tutela della libera espressione della propria opinione e così via. E devo dire la verità, la Commissione in questi orientamenti prevede anche uno stress test che dovrebbe essere fatto proprio a fine mese, proprio per verificare come queste grandi piattaforme, quindi parliamo di Google, parliamo di Facebook, Instagram e quant'altro, si siano conformati a delle indicazioni. Ovviamente voi nei nostri regolamenti troverete anche questa parte della tutela all'interno delle piattaforme online del pluralismo informativo. Insomma, c'è un ultimo articolo che recepisce proprio questa necessità, e soprattutto anche l'esperienza che abbiamo maturata dal 2017, quando abbiamo, come Agicom, abbiamo istituito un tavolo sul pluralismo informativo, ovviamente a livello nazionale, e abbiamo declinato insieme alle piattaforme degli impegni per la campagna, già ricordo, del 2018 e poi successivamente, in modo da così raccordare la 28 con queste nuove modalità comunicative, questi nuovi mezzi di trasmissione che sfuggono comunque all'impianto della legge sulla par condicio. Quindi questa è la vera e grossa problematica che abbiamo davanti. In tutto questo, però, l'articolo 9 è, diciamo così, già stato configurato come, per la sua neutralità come mezzo di trasmissione, perché poco dice il legislatore, come ha la possibilità appunto di essere vicolato attraverso tanti strumenti, tanti mezzi, non soltanto il mezzo radiotelevisivo, non soltanto la stampa, ma anche le piattaforme. Noi pensiamo al profilo Facebook o al sito istituzionale web del comune o dell'ente, pensiamo, non so, alla possibilità anche addirittura abbiamo in un caso sanzionato per una messaggistica WhatsApp, cioè vale a dire tutte queste modalità nuove che consentono di poter considerare delle fattispecie che nei casi pratici si sono veramente realizzate. Ma la prima cosa da chiarire, perché qui stiamo facendo oggi un'operazione di chiarezza, perché è vero, quando entra la campagna elettorale, a seconda dei vari momenti, dalla convocazione dei comizi, ovviamente troppo lunga perché troppe campagne elettorali, questo è a divenire nei nostri desiderata questi interventi legislativi. Speriamo anche che sul luogo anche il Dipartimento Informazione e Editoria possa rivedere con una circolare, perché lo abbiamo segnalato l'anno scorso anno, ha detto bene il dottore Crippi, abbiamo fatto una puntuale segnalazione che è sul nostro sito al Governo e al Parlamento per una modifica della 28, proponendo al Dipartimento Informazione e Editoria la possibilità di rivedere con una propria circolare anche questa famosa impersonalità e questa famosa posizione del logo. Però detto questo, l'articolo 9 è un articolo che guarda cosa? Perché quando impattiamo con le pubbliche amministrazioni, sia Agicom che Corecom, si trova un attimino così spiazzato. Anche noi siamo pubblica amministrazione, però rispetto alle altre pubbliche amministrazioni non abbiamo nessun tipo di rapporto.
Non siamo in un ordine gerarchico, cioè non facciamo parte di contesti amministrativi più grandi. Quindi perché il legislatore ha considerato questo articolo 9? Poi addirittura perché il legislatore nel 2000 ha rivisto, ha riscritto una disposizione di questo genere sulla pubblicità istituzionale quando nel 93 ha salvaguardato un articolo 29,6 prevedendo anche lì, quindi mantenendo ferma una pubblicità, un divieto di pubblicità istituzionale dei 30 giorni per le elezioni comunali prima delle operazioni di voto. Che senso ha questo? Allora, la prima chiarezza da fare è, il chiarimento da fare appunto, è dire l'articolo 9 ci consente a noi Agicom e Corecom di poter guardare alle attività amministrative, ma non nel loro contenuto istituzionale. Cioè la pubblica amministrazione, sia comune, sia regione, ministero, che se sia, può fare la sua attività amministrativa perché è nella sua discrezionalità amministrativa, nei suoi poteri, nelle sue funzioni, cioè una mission istituzionale su cui noi non andiamo a verificare alcunché. Questa è l'attività. Allora cosa guarda l'articolo 9? Guarda delle modalità di trasmissione di quell'attività come comunicazione all'esterno. Infatti voi nei nostri regolamenti non troverete mai dettagliato l'articolo 9, a differenza della informazione, della comunicazione politica, dei messaggi, di tutte le fattispecie articolo 28, perché la comunicazione istituzionale è già scritta nelle norme, è già scritta nella 150 del 2000, noi non dobbiamo scrivere e regolamentare proprio niente, cioè ci viene già questo, diciamo così, insieme di disposizioni legislative che ci consentono di dire in questo caso abbiamo un'iniziativa di comunicazione. Quindi guardiamo a quella comunicazione all'esterno dell'attività amministrativa. Esempio pratico, faccio la manifestazione X, sempre che in tutta discrezionalità della pubblica amministrazione, poi decido come pubblica amministrazione di darne comunicazione, e noi sappiamo che la pubblica amministrazione per principio costituzionale ha l'obbligo di trasparenza, no? Nel 97 la Costituzione, di portare a conoscenza della comunità, dei cittadini, le attività che fa, e quindi di comunicarle all'esterno. Dopodiché questa mia attività di comunicazione all'esterno attraverso l'impianto della 28, che è impianto radio televisivo, stampa, e poi vediamo anche il mondo delle piattaforme fino a che punto è consentito, sì e no, e in che misura può essere consentito. Quindi noi non guardiamo al merito dell'attività amministrativa, se tu hai fatto o no quella manifestazione. Tu la puoi fare la manifestazione, l'esempio classico scolastico, inauguro la famosa opera pubblica, ma tu la puoi fare durante il periodo elettorale. Quindi questa ansia degli amministratori, ho arrivata alla par condicio, non posso fare nulla, c'è il buio, un attimino chiariamoci, tu l'attività la puoi fare, ora di questa attività che tipo di comunicazione vuoi dare? La devi necessariamente dare ora, perché è indispensabile a che cosa? Alle tue funzioni istituzionali, cioè ecco qua l'indispensabilità, l'indifferibilità, cioè va a dire sei tu che valuti, che in quel momento hai deciso che di quella tua attività devi dare necessariamente comunicazione all'esterno perché è necessario per svolgere le sue funzioni. Esempio, se io come tutti i periodi insomma dell'anno, mettiamo che siamo nel periodo di carnevale, faccio così, il comune è interessato da una campagna elettorale, faccio esempio di scuola ovviamente, e in quell'occasione il comune decide di fare una manifestazione sul carnevale, perfetto, ma se io do la comunicazione, se sono in campagna elettorale, la comunicazione di questo evento all'esterno, secondo voi questa comunicazione all'esterno è indispensabile veramente farla in quel periodo e non successivamente quando è finita la campagna elettorale ed è correlata alle funzioni istituzionali del comune? Cioè diverso invece la fattispecie, caso per caso, quindi guardiamo, della
della campagna di turistica, della campagna di promozione del territorio, insomma della campagna nella quale è necessario, perché nelle corde del comune, che rappresenta tutta la comunità, ci sono le funzioni istituzionali, guardate anche gli statuti comunali, di promuovere il territorio in tutte le sue sfaccettature. Quindi capite bene, l'indispensabilità è una valutazione che fa il comune nel momento in cui l'ente, nel momento in cui valuta la necessaria comunicazione all'esterno di quell'attività sua fatta e decide che effettivamente quella è necessaria per le sue funzioni. Se non è necessaria per le sue funzioni, allora tutta questa richiesta anche che di quesiti che ovviamente arrivano in autorità, ma sulla quale noi non abbiamo nessun potere autorizzativo o pareristico ex ante, ma sempre ex post, se ci sono delle segnalazioni, diamo una valutazione su una conformità per quello che ci è rappresentato. A volte anche nelle richieste difettano di questa indicazione della responsabilità, cioè il richiedente, in questo caso l'ente, non ci fa capire che effettivamente quello, guarda, io devo per forza prendere quella medicina, cioè io devo necessariamente fare quello perché quello è necessario per le mie attività, è una funzione importante. Magari se io dismetto di questa funzione viene meno anche uno dei requisiti che è essenziale dei derogatori dell'articolo 9, cioè l'indispensabilità. Ovviamente sull'impersonalità invece c'è tutto un campo aperto che va valutato caso per caso, perché prima di tutto l'impersonalità significa che quel tipo di comunicazione che l'ente ha voluto fare in quel momento, ritenendolo indispensabile in quel momento, sia snaturato di una serie di elementi che ci fanno capire che probabilmente quell'ente, per quello che evidenziamo nel caso pratico, nei nostri procedimenti di delibere, poi lo vedete tutto così ben cristallizzato, che quell'ente abbia fatto quell'attività non tanto per le sue funzioni istituzionali, ma quanto quasi quasi per perseguire un obiettivo di propaganda elettorale, magari per il comune che va a rinnovo, oppure per il sindaco che si ricandida, oppure per una regione, insomma un altro ente che è interessato al voto. Quindi questo perché l'attività amministrativa che cosa fa? Si allontana dalla sua funzione istituzionale. Quindi come si allontana la comunicazione dell'attività amministrativa all'esterno quando non è più indispensabile e non è più diciamo così, di carattere indifferibile, cioè indifferibile nel senso necessaria in quel momento della campagna elettorale, così quando quel tipo di comunicazione è una comunicazione che ha un sapore diverso da quello che è la correlazione con la funzione istituzionale, allora si accende il campanello, cioè la luce rossa, cioè effettivamente valutiamo se in quel caso, per gli elementi che ci sono stati rappresentati, sia per il CORE come fa l'istruttore sommario e sia poi l'autorità verifica e poi il potere deliberativo, effettivamente era una oggettiva comunicazione di ciò che l'ente doveva portare all'esterno per dovere di comunicazione istituzionale. Esempio pratico. Io faccio l'inaugurazione della piazza come ente, come se il mio comune è interessato al voto, magari il sindaco si ripresenta insieme alla sua compagine della maggioranza. Cosa succede? Che facciamo una serie di attività, quindi stampa, comunicati stampa, li pubblichiamo sul sito, li pubblichiamo sul profilo Facebook, magari distribuiamo locandine, distribuiamo brochure, facciamo addirittura un opuscolo, e in tutti questi strumenti noi indichiamo, apponiamo il logo e poi facciamo magari valutazione, commenti da parte dei vari esponenti, sindaco e maggioranza, sulla bontà di quel raggiungimento di quel risultato. Il problema, scusa se mi interrompo, magari ci sono anche degli investimenti per tutta questa attività. Certo, certamente. Che certamente. Il problema di un eventuale accertamento. Esattamente. Quindi a maggior ragione prevenire, cioè raccordarsi prima, perché probabilmente il problema che oggi viviamo a livello più generale
è la necessità di impegnarci in un accordo istituzionale più che un disaccordo istituzionale, perché le norme ci sono da sempre. L'applicazione è chiara da sempre, probabilmente si incappa forse in una, leggerezza nell'applicazione, ritenendo che questa sia conforme. Ritorniamo un po' indietro sul requisito della indispensabilità e della impersonalità. Allora, i casi vanno visti nel concreto, ovviamente con tutti gli elementi che la fattispecie. La fattispecie insomma ci indica, ci offre. E vedete, a volte anche nelle interlocuzioni che noi abbiamo con i Corecom, facciamo una sorta di interrogatorio a vicenda per dire: ma mi fornisci qualche altro elemento? Ma sei sicuro? Ma è così? Che cosa abbiamo in pentola? Dimmi qualche altra cosa, perché tutti questi elementi ci possono aiutare. Perché noi dobbiamo aiutare a far sì che la norma venga realizzata, non che venga mortificata, e soprattutto che le realtà e le attività che sono vivaci, poco vivaci, ma comunque che sono espressione di un sistema democratico, noi dobbiamo aiutarle ecco, in una costruzione di una nuova comunicazione, perché noi parliamo tanto di convergenza, noi parliamo tanto insomma di prospettive di Europa, però ovviamente noi oggi siamo chiamati a avere la capacità di costruire una nuova comunicazione che ci aiuti a risolvere i problemi, non che ci mortifichi nella risoluzione dei problemi. Questo è l'obiettivo, soprattutto è l'obiettivo di tutti noi istituzioni, e vorrei che fosse un obiettivo condiviso non solo tra autorità e Corecom, che è insomma la Palassiano, perché siamo parte della stessa struttura, no? Sono loro organi funzionali, ma soprattutto che fosse un obiettivo condiviso con le istituzioni. Ecco il senso per cui abbiamo fatto le FAQ, pubblicato, cioè per dare elementi ben precisi e portanti di un istituto che è diventato, si sente nella, si appelle. Che è diventato un problema, non è diventato una norma, e quando la norma non aiuta, ovviamente o la norma non è fatta bene, oppure chi l'applica, per chi è interessato, chi dà indicazioni, dovrebbe rivedere quel tipo di disposizioni, perché, ripeto, la funzione della norma è quella di risolvere, non di ostacolare le attività umane. Quindi, detto questo, l'indispensabilità, facevo il caso, dell'inaugurazione per la pubblica. Quindi la pubblica amministrazione decide nella sua attività, sua discrezionale, propria, nessuno può mettere bocca, che vuole inaugurare questa piazza. E l'evento è tutto suo, quindi l'evento si può fare, perché spesso dice: ma io posso fare l'evento, ma io non posso fare niente. No, no, tu l'evento lo puoi fare, tu entri perché tu sindaco lo puoi fare l'evento, ma io non posso fare neanche. No, no, lo puoi fare, l'evento lo puoi fare. Ora che cosa fai per l'articolo 9? Tu la comunicazione di quell'evento che tu hai ritenuto nelle corde della tua attività amministrativa discrezionale, la comunicazione nel periodo elettorale, perché l'articolo 9 è soltanto nel periodo elettorale, la devi fare con dei requisiti ben precisi, che sono indispensabilità, barra indifferibilità e impersonalità. Che significa questa indispensabilità? Che tu, ente, hai ritenuto tu stesso sia necessario, sia fare in quel momento della campagna elettorale quel tipo di evento, sia darne una comunicazione, e hai ritenuto che quel tipo di comunicazione fosse necessaria e indispensabile e non procrastinabile dopo la chiusura delle operazioni di voto. Hai fatto tu una valutazione. Quindi ci sono pervenuti però anche dei quesiti, anche da questo territorio, nei quali appunto noi abbiamo forniscimi anche questi altri elementi dell'indispensabilità, perché è quasi un quesito monco rispetto al quale, ripeto, non abbiamo nessun potere autorizzatorio, non autorizziamo noi le attività di comunicazione, noi forniamo, non abbiamo questo potere ex ante
Ante, non abbiamo un potere consultivo, la legge non ci dice questo. Noi abbiamo un potere ex post di valutare, verificare le fattispecie e quindi di intraprendere tutta una serie di storie per poi portare a provvedimento finale. A volte succede, è successo che non ci sono stati forniti questi elementi, perché gli elementi sono due, ma non sono alternativi, gli elementi devono esistere tutti e due, impersonalità e indispensabilità. Quindi le richieste vanno fatte cioè complete, e per cui mi dispiace che poi abbiamo dovuto anche scrivere su questo profilo, non abbiamo elementi per poter dire se riteniamo conforme sì o no questa tua attività che mi viene così posta rispetto al requisito dell'indispensabilità. Per l'impersonalità invece, il comune, che è sempre che vuole inaugurare l'opera pubblica, decide di fare un comunicato stampa, decide che quel comunicato stampa lo deve pubblicare sul suo sito web, sul suo profilo social, decide appunto di fare la locandina, decide di fare il manifestino, decide invece di fare tutta una serie di attività che portano all'esterno, giustamente, come abbiamo detto per principio costituzionale, l'attività che è ritenuto necessaria in quel momento. Quindi il problema è questa comunicazione in quel momento particolare della campagna elettorale, quando magari tu stesso, ente piccolo, grande, sei interessato dal voto, necessariamente lo devi fare in quel momento? E come lo devi fare se lo vuoi rendere impersonale? La prima cosa è la posizione del luogo, il problema, rispetto al quale, ripeto, non siamo noi. Lo voglio dire a caratteri cubitali, non siamo né Agcom e né i Corecom hanno improvvisamente stabilito che bisogna intossicare i pozzi e avvelenarli, perché la impersonalità come mancata posizione in loco l'ha deciso il Dipartimento di Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel lontano 2011. Rispetto a questa circostanza, l'autorità nella sua segnalazione, che è pubblicata sul sito, e magari così a tempo così possiamo anche andare a leggere, perché è anche interessante, perché l'autorità ha fatto uno sforzo per dire al Parlamento e al Governo: guarda, questo è il quadro generale in cui la 28 ormai si colloca, che non è più il quadro del 2000, perché tanto è cambiato a livello tecnologico, a livello anche terminologico. Ultimamente ne abbiamo anche avuto pubblicato in Gazzetta le disposizioni integrative e correttive del TUSMA, che è già sono passi in avanti rispetto, per cui non parliamo già come terminologicamente rispetto già a 2 anni fa. Anzi, 3 anni fa, quando il TUSMA è uscito, cioè abbiamo avuto il decreto sul testo unico. Per cui l'evoluzione continua è stata cristallizzata in questo documento per dire: guarda, delle integrazioni e correzioni bisogna apportare, degli adeguamenti, comunque con delle proposte che sono a miglioramento dell'attuazione, non all'eliminazione di istituti. In modo particolare, per quanto riguarda l'articolo 9, l'autorità ha auspicato che soprattutto per i grandi eventi culturali, i grandi eventi sportivi, i grandi eventi turistici, si potesse effettivamente rivedere quella circolare, che la circolare poi non è una legge, per cui abbiamo un iter anche piuttosto complicato, ma si potesse rivedere, il Dipartimento lo potesse rivedere, per dire effettivamente in quel caso la posizione del logo è giustificata e motivata, perché il logo rappresenta le comunità, il logo rappresenta l'identità. Diverso invece è il caso in cui in questo tipo di comunicazione, oltre il logo, magari l'amministrazione, sempre il caso classico del sindaco che si ricandida insieme alla sua maggioranza, inizia a fare nel comunicato stampa una serie di commenti, di valutazioni, famosi virgolettati, perché
fa distribuire anche il periodico comunale in cui esalta tutte le attività fatte nel quinquennio, le riporta, siamo stati bravi, faremo questo. Capirete bene che questo ha una valenza propagandistica, anzi chiaramente propagandistica, non è connessa alla funzione istituzionale, perché se tu vuoi raccontare all'amministrazione uscente se effettivamente hai, che cosa hai fatto, tu lo strumento ce l'hai normativo, perché il legislatore ti consente di pubblicare per obbligo di legge sul tuo sito la famosa relazione rendiconto di fine mandato che va sottoposto qua al controllo della Corte dei Conti. E che ha una chiara articolazione. Tu non puoi prendere, tu ente, una estrapolare da questo rendiconto tutte quelle parti che ti servono per farne un periodico, magari una brochure sintetica nella quale evidenzi, e sembra quasi un volantino elettorale, tutto quello che hai fatto, quindi esalti la tua attività. Quindi capite bene la differenza, quale funzione amministrativa. La funzione amministrativa la realizzi quando tu rendi conti e metti sul sito un documento che va alla Corte dei Conti, perché anche, devi andare anche a inquadrare come hai speso risorse pubbliche. Non certamente quando distribuisci e informi con queste modalità il cittadino di quello che ha fatto, perché il cittadino può leggere dal sito stesso quello che effettivamente tu hai fatto in questi 5 anni. Quindi è chiara sia la differenza tra l'evento e la comunicazione dell'evento, sia la differenza tra la comunicazione di un evento che ha tutte le caratteristiche della necessarietà, dell'indispensabilità in quel momento e poi dobbiamo renderlo impersonale, senza commenti, senza valutazioni, rispetto invece alla comunicazione di un evento che diventa non necessaria per le funzioni dell'ente, che in quel momento mette il logo, ma su quello probabilmente ci sono molte distrazioni, ma che soprattutto come mancanza di personalità sottolinea commenti, valutazioni da parte dei soggetti politici che anticipano o comunque aumentano la portata della loro campagna elettorale, quindi che non ha nulla da condividere con le funzioni istituzionali. Quindi da una parte propaganda elettorale diretta o indiretta, dall'altra parte c'è la funzione istituzionale. Sono due veramente canali differenti che non possono andare in via parallela, cioè l'uno esclude l'altro. Quindi questo è il senso dell'articolo 9. L'articolo 9 quindi si impianta in una legge la quale guarda al mondo radiotelevisivo, quindi tu comunichi, e che ho detto per la neutralità dell'articolo 9 della comunicazione istituzionale guarda anche ai manifesti, alle piattaforme, insomma tutte le forme di comunicazione che l'ente ha, e però che deve ovviamente essere corredato da questi due requisiti. Ecco la preoccupazione di chi ha scritto quell'articolo 9 in maniera così eccezionale, attribuendo all'autorità e al Coricom un potere che altrimenti non avrebbe mai avuto. Perché la nostra legge istitutiva non ci consente, ovviamente, non ci dà le competenze per verificare questo tipo di attività. Ma quando questo tipo di attività porta a come obiettiva la propaganda elettorale, ovviamente in queste forme comunicative che sono nelle nostre corde, ovviamente, ecco, il legislatore ce l'ha attribuita una competenza. Ed è cosa strana, poi, che l'ha mantenuta ferma nella legge 515, che è la precedente, cioè la 28 è venuta fuori come legge di principio speciale, tant'è vero che è un procedimento velocissimo, deroga pure tutti i nostri procedimenti sanzionatori ai sensi del 689 dell'81. E quindi questa particolare struttura ha mantenuto fermo questo articolo 29. C'è stata anche una richiesta per farci capire, ma ci fai capire allora se il Ministero dell'Interno ci comunica che si applica l'articolo 9, ma si applica, cioè mettono, cioè incollano articolo 9, articolo 29, giustamente chi riceve questo tipo di comunicazione dice: ma allora che dobbiamo fare? Ma chi se ne applica 30 giorni, elezioni comunali? Si crea confusione e la confusione non ci aiuta a capire i fenomeni e risolvere le questioni. Allora facciamo anche qui chiarezza. Allora, l'articolo innanzitutto 29 è uno dei che sopravvissuti da questi interventi
anche per incompatibilità della 28, no? Perché la 28 è del 2000, l'articolo 29,6 da 515 al 93, ma riguardava tutta la propaganda elettorale, quindi, che poi richiamava questa, la vecchia 212, siamo ancora i manifesti, insomma, queste cose qua. Ed è la 93 si legge però perché era subentrato questa riforma, ecco, degli enti in senso maggioritario, il sistema maggioritario, per cui anche i comuni avevano cambiato un sistema per l'elezione dei loro rappresentanti. E soprattutto si inquadra anche nei fenomeni della stagione statutaria dei comuni, insomma, senza dirlo. È stato un bel momento, diciamo così, di creatività normativa in quel periodo per questi enti. Quindi riguarda specificamente le elezioni comunali. E l'articolo 29, comma 6, prevede appunto espressamente che nei 30 giorni precedenti il voto, cioè i sindaci in questo caso, le PA che sono riguardanti della pubblica amministrazione, non possa fare nessuna attività di pubblicità istituzionale. Allora sorge il dubbio, ma delle due l'una, ma quale si applica? Perché la 28 fa partire il divieto dalla data di convocazione per le amministrative, abbiamo detto che i famosi 45 giorni prima, il testo unico è 60, stessa cosa per le regionali, nelle quali le leggi non prevedono disposizioni specifiche, è il caso anche della vostra regione. Perché la vostra legge regionale che si applica da quest'anno la prevede appunto la pubblicazione del decreto di convocazione di comizi sul bollettino ufficiale e poi richiama tutta la procedura dell'invio ai sindaci per la pubblicazione del manifesto, cioè richiama il rinvio a quello che è il testo unico e quindi quella che poi è la norma in materia di elezioni delle regioni a statuto ordinario, ovviamente, che è la 108 del 68. Quindi alla fine non pone nessuna deroga, perché c'è anche un altro elemento da considerare, che all'interno di questa legge a un certo punto si stabilisce che se malauguratamente il procedimento elettorale ha un corso non ordinario, decorre nei 45 giorni dopo, quindi alla fine fa capire come il 45esimo giorno sia quello cristallizzato per la campagna elettorale, perché in altre leggi regionali, laddove si vuole far decorrere l'inizio della campagna elettorale dalla pubblicazione del decreto nel bollettino, si dice oltre espressamente, ma non si richiama il momento successivo, quel segmento del procedimento elettorale sull'avviso che viene fatto ai sindaci perché pubblicano poi il famoso manifesto 45 giorni prima. Quindi questo espresso richiamo ci fa capire che in quel momento il legislatore regionale si è voluto conformare alle disposizioni di carattere generale, quindi non ha voluto creare un'eccezione, perché per esempio prendi il caso dell'Emilia Romagna, dove è scritto soltanto che viene pubblicato il decreto nel bollettino ufficiale e non c'è più nessun richiamo, quindi alla fine vi è chiara l'interpretazione. Ovviamente se ne desiderata di chi ha fatto la legge regionale anche nella vostra regione ci fosse stata questa, diciamo così, questa indicazione, però dal testo che è uscito fuori non ci sono elementi. Diventerebbe sempre più indispensabile uniformare un po' il tutto, perché comunque la frase più ricorrente ci fa capire, ci fa pensare, e quindi necessariamente ogni volta c'è un'interpretazione. Ci fosse quindi, cioè, è ovvio e evidente questa necessità comunque di uniformare un po' questi criteri, Sì, o questo è anche comunque, questo è un oltre che tavolo, aggiornare, uniformare su tutto il ma questo è anche un territorio. tavolo del coordinamento delle presidenze dei consigli regionali, che anche lì, cioè oggi si parla tanto di coordinamento così, però bisogna fare il raccordo su ciò che ci unisce e quindi è ciò che magari no, diventa particolare perché ogni territorio poi ha una sua particolarità, una sua specificità. Quindi, al di là di questa intenzione,
funzioni. Quindi dicevo, quindi questo articolo 29 si applica, prevede 30 giorni, che tipo di rapporto c'è? Allora su questo abbiamo individuato anche delle sentenze della Corte Costituzionale, la quale proprio sull'impugnativa di questa legge, di questo articolo 29 della legge 515, ha fissato, ha detto guarda che la 28 e l'articolo 9 riguarda sempre quelle particolari modalità di comunicazione della pubblicità istituzionale, chiamiamo pubblicità istituzionale, insomma, comunicazione istituzionale. Quindi è una specificità tutta sua, perché, torniamo a dire, non troverebbe collocazione in quel contesto. E l'articolo 29 della 515 invece riguarda la pubblicità in generale. Cioè, se io devo fare il, come dire, ne so, metto il manifesto nelle cantonate del comune, laddove gli spazi di affissione, le canoniche, va bene, è una modalità, anche se qui sul manifesto, insomma, sulle fissioni abbiamo fatto passi oltre, ma è una modalità, della stampato proprio ad un tempo, generalizzata. Non è certamente circolazione attraverso il mezzo di informazione, ecco, quindi fondamentalmente. Però questo articolo 9, poi, ne discutiamo tanto, poverino, sul logo sì, logo no, e proprio anche sul logo, anche sul patrocinio, voglio dire anche una cosa, proprio per essere chiaro, perché siamo qua tra amici, no? Per capirci. Allora, io ho patrocinato un'attività. Premesso che il patrocinio lo puoi fare tutto l'anno, perché per statuto tu ente lo fai, perché tu ritieni che questo tipo di attività culturale, scientifica, sia proprio rilevante e importante per la comunità, perché il primo che monitora tutto ciò per la comunità è proprio l'ente che lo rappresenta. Però sta di fatto che durante la campagna elettorale ci sono stati dei patrocini, oppure ci sono stati dei patrocini prima e poi dopo successivamente ci sono delle attività. Allora, partiamo dal primo punto. Io come pubblica amministrazione, perdonatemi se sono un po' così secca, però se no ci si capisce, io come pubblica amministrazione decido nella mia discrezionalità di dare questo patrocinio e lo posso dare con o senza logo, primo punto. Secondo punto, è un'attività mia, non è un'attività degli altri. Quindi io ritengo di darla. Ovviamente nel momento in cui la do, io o la do con l'utilizzo del logo, il soggetto che è patrocinato per quel tipo di iniziativa la deve portare a conoscenza agli esterni. Quindi cosa succede? Quindi succede che io magari non faccio attività non conformi all'articolo 9, quindi mi astengo da mettere loghi, mi astengo insomma da tutte quelle cose che ci siamo raccontate. E invece l'associazione culturale a cui ho dato per quell'attività il patrocinio poi fa un'attività di comunicazione, diffusione con le forme che ci siamo detti e appone il logo. Secondo voi questo logo cosa fa? Che è uscito per la porta, entra per la finestra, come si dice a volte nell'espressione un poco più popolare. Quindi questo logo non si può mettere, no? Perché questo logo è veramente, dice ma va bene, ma l'attività dell'associazione, ho capito, l'attività dell'associazione, però nel momento in cui l'ente gli ha dato il patrocinio, l'ha fatta propria. Ripeto, noi possiamo fare il caso proprio di scuola, di letteratura, che io do il patrocinio e il patrocinato non fa nulla, rimane tutto fermo là, nulla succede, ma se il soggetto patrocinato ha un'attività di comunicazione e appone il logo perché gli hai consentito tu, in realtà è come se la pubblica amministrazione avesse condiviso facendo propria quell'attività ritenuta rilevante per la comunità e quindi ci avesse messo il suo sigillo, per cui è un'attività comunque imputabile a lei, perché abbiamo anche questi processi di imputazione che non sono così chiari. Esempio, dalla nostra casistica dei provvedimenti voi troverete sicuramente l'attività delle PA e quindi è lì chiaro, il soggetto è la PA. Ma nel momento in cui il soggetto non è la PA, ma è un singolo soggetto politico, il sindaco che ha un profilo Facebook, l'assessore candidato, non candidato,
che ha un profilo Facebook personale, il quale però che cosa fanno? Condividono tutte delle attività che l'ente fa. A un certo punto viene il sospetto, ma questa attività che tu fai, sindaco, nel tuo profilo personale, per come è caratterizzato, perché abbiamo bisogno di elementi chiari, precisi, per capire la cointeressenza tra pubblico e privato, ma tu è veramente privato o tu lo utilizzi per metterci dentro contenuti tutti pubblici della serie? Ho fatto la manifestazione con la fascia, non la posso pubblicare sul sito del comune, però lo pubblico sul mio profilo Facebook personale. Ho fatto, non so, il comune ha fatto un post su un'attività in cui ho detto delle cose, io lo condivido nel mio profilo personale, dalle informazioni, anzi dal mio account di profilo di Facebook c'è scritto Antonio Rossi, sindaco di Torino. Allora, non è che questi elementi ci possono convincere che è un'attività fatta, cioè, conforme al 9, oppure ci fanno capire che addirittura possiamo prendere questo tipo di attività, come dai nostri provvedimenti avete visto, e ricondurre addirittura alla pubblica amministrazione. Con quale conseguenze? Con le conseguenze di una sanzione che però non è scritta all'articolo 10, ha ragione il dottore, non è scritta all'articolo 10, l'abbiamo dovuta desumere da dei provvedimenti diciamo sì, cautelari dell'articolo 10, prevedendo non solo la pubblicazione del messaggio di avvenuta violazione sul sito, ed è una gogna pubblica per un ente, non è una cosa piacevole. Un ente che riconosce che non applica le norme di fronte alla sua comunità, quando è tutelato a farle rispettare, e poi, laddove è possibile, anche un'attività di rimozione barra eliminazione di tutto ciò che ha fatto non conforme all'articolo 9, perché bisogna ripristinare il malfatto, cioè quella lesione e quella della parità di trattamento tra i soggetti politici va comunque così ripristinata, perché sono tutti provvedimenti ripristinatori, anche come la 28, e anche su questo nella nostra segnalazione abbiamo chiesto al Parlamento, al Governo, di poter inserire insomma sanzioni di natura pecuniaria, perché come sapete bene il procedimento per le sanzioni di natura pecuniaria vengono fuori soltanto quando insomma, i destinatari ai nostri provvedimenti non ottemperino, quindi alla fine non danno esecuzione alle ordinanze, agli ordini che noi facciamo. Ovviamente l'istituto della strength, per cui si potrebbe ipotizzare appunto che nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo imposto dall'autorità ci possa essere una sanzione pecuniaria o comunque una sanzione più pregnante di possa essere l'onta pubblica a cui faceva riferimento. È l'onta pubblica, sì, perché, però questo che vi racconto è il frutto di tutta un'evoluzione, perché se leggiamo dal 2000 come si è sviluppata la propaganda elettorale, allora gli istituti del 2000, i primi anni del 2000, erano tutti incentrati sulla comunicazione politica, anzi sulla difficoltà di distinguere, perché non si capiva bene ancora, i programmi di approfondimento informativo della comunicazione politica, questi primi provvedimenti. Poi successivamente i soggetti politici hanno compreso, quindi io penso che anche facendo queste attività, questi incontri, poi ci comprenderemo come si fa bene la comunicazione politica, come l'informazione, così anche la comunicazione istituzionale. Oggi per esempio per l'informazione politica dei soggetti nazionali noi abbiamo inserito, come avete anche ascoltato, un po' anche dal confronto che c'è stato per l'emanazione dei regolamenti, abbiamo inserito elementi e criteri nuovi per il monitoraggio, perché la giurisprudenza del Consiglio di Stato ci ha spinto come autorità nella direzione di introdurre elementi che non fossero soltanto quelli quantitativi legati al tempo di parola, ma anche qualitativi, che noi oggi abbiamo parametrato con criteri oggettivi che sono
il tempo, cioè la rilevazione della presenza di quel soggetto politico nella fascia oraria con corrispondenti dati Auditel di quella fascia, riferiti ovviamente ai mesi precedenti, in questo caso al marzo 2024, perché comunque sia il tempo quantitativo che oggettivo, anche il tempo qualitativo, questo tipo di inserimento di questi criteri nuovi devono essere parametrati a criteri di carattere oggettivo con il mondo oraggio. Però per farvi capire, oggi come oggi, l'emittente nazionale, quel meccanismo che abbiamo, a cui vengono trasmessi i dati del nostro monitoraggio della settimana precedente, loro stesse, anche attraverso un contraddittorio, possono far pervenire anche elementi istruttori che ci servono caso per caso perfettamente per valutare poi se effettivamente un ripristino c'è stato. Loro stessi hanno la capacità di ripristinare, quindi di ravvedersi e di adeguarsi. Quindi capite che oggi la possibilità di fare una propaganda elettorale insomma non conforme alla 28 diventa un poco più difficile. Sul piano invece per esempio dell'emittenza radiotelevisiva locale, per esempio abbiamo anche qui regolamentata dal codice di autoregolamentazione, anche qui i procedimenti sono di poca consistenza, perché anche qui l'emittenza radiotelevisiva ha compreso bene il meccanismo, la comunicazione politica con la trasmissione dei calendari, la verifica dei cori come fanno, quindi questa serie già di monitoraggio che sui calendari di comunicazione politica, l'informazione stessa. L'unica così fattispecie che viene sempre spesso e ricorre è quando abbiamo delle presenze nei programmi informativi, l'abbiamo visto anche nelle scorse campagne elettorali, di candidati o addirittura di conduttori di TG che erano a loro volta candidati. Quindi in questo caso abbiamo richiamato quella parte del regolamento che richiama ovviamente tutto l'impianto alla 28 sul fatto che quel programma informativo c'era un'indicazione di voto, e noi sappiamo che i programmi informativi non sono programmi in cui i soggetti politici normalmente devono andare, perché i programmi per la propaganda sono la comunicazione politica, il messaggio, tutti gestiti gratuiti o a pagamento o questi siano, ma non certamente l'informazione. Quando l'informazione invece viene così, il programma viene condotto da un soggetto che è anche candidato, rendete conto il fatto stesso che il telespettatore insomma assista a quel programma e vede il candidato è una chiara indiretta indicazione di voto. Quindi questo è un caso un po' particolare. Se lei è d'accordo, prima anche per darle un po' di fiato, ma anche per alternare un po' gli interventi, oggi è qui in veste di rappresentante di Confindustria Radio e Televisione, quindi a maggior motivo gradiamo la sua presenza. Piero Manera, della Pietro Manera, per chiedere un suo intervento. Grazie. Sono contento di questo invito, grazie Presidente. Oggi ho l'onore di rappresentare l'intera Confindustria Radio TV, che così mi piace indicare nelle sue componenti, che sono Mediaset, Rai, La 7, Discovery, e tutte le principali radio nazionali e locali e le televisioni regionali più importanti. Vi vorrei far vedere quante cose ho cancellato dal mio intervento, perché fortunatamente sono stato bruciato dall'intervento del dottor Greppi prima e con passaggi abbastanza puntuali anche dall'avvocato Porcaro. Piacevolmente bruciato, perché vuol dire che le parole che ha pronunciato il dottor Greppi, cioè della necessità di revisione della normativa, cioè di tutte queste, di questo procedere, sentirle dire direttamente dai protagonisti ci mette, diciamo, a buon agio. Ecco. Quello che volevo dire, noi siamo impegnati, come anche tutta la pubblica amministrazione, ma noi di più, siamo impegnati a fornire al cittadino una puntuale informazione e di, soprattutto nel momento dell'agone elettorale, una corretta percezione delle forze in campo.
mission impossible quasi, perché se avete sentito, ogni volta che si ha da citare una problematica, e non parlo del logo perché di questo fortunatamente non mi posso occupare, ma tutta la normativa fin qui espressa è rivolta al sistema radiotelevisivo nazionale e locale. È abbastanza curioso tutto questo, perché sembra che il tempo si sia fermato nella normativa e che non tenga conto di qualcosa. Intanto, se c'è una slide dietro, non lo so. Comunque la slide dietro, la prima diceva semplicemente una cosa: Confindustria Radio TV e tutti i suoi associati vogliono la par condicio. Questo mi piace ripeterlo qui, forse perché ci siamo anche abituati, no? Allora voglio dire. Praticamente noi abbiamo la par condicio attuale, ma abbiamo un lievissimo disagio, quello di essere pressoché gli unici protagonisti. Noi siamo misurati, avete sentito l'avvocato Porcaro prima, cioè adesso pesiamo non la capacità editoriale, non la capacità del giornalista professionista di equilibrarsi, no, il tempo di parola, il minuto in cui andiamo in onda, cioè, mentre là fuori, li leggo solo per ricordarmi tutti i soggetti. La carta stampata continua ad avere a maglie larghe una par condicio, no? I media online sotto ogni forma, compresi i post degli influencer diffusi su tutte le piattaforme, continuano nella loro opera di diffusione dei contenuti politici, attenzione, no? Ricavando cospicui guadagni, il tutto senza regole. Nessuna misura o restrizione per questa nuova platea immensa che ha anche come dire, una capacità data dalla tecnologia, ma di avere un consumo compulsivo. Noi stessi siamo ossessionati da quello che abbiamo in tasca, cioè noi consumiamo i social compulsivamente ogni 10 minuti, no? Quindi questa è una forma che ha una come dire, una mutazione anche di tipo sociale del consumo della comunicazione. Allora, tutto questo, quindi ho cancellato il 70% di quello che avevo detto perché grazie a Dio Agicom, i Corecom, questo Corecom, grazie Presidente perché avete delle iniziative, io le conosco tutte perché mi riverberano dal Ministero, dall'Agicom stessa, avete delle iniziative per trovare sempre equilibrio, grazie quindi. Quello che mi pare importante dire, cosa facciamo noi con questi soggetti che trasmettono quello che vogliono, poi quello che sarà con l'intelligenza artificiale di tipo generativo sarà un vero disastro, no? È passato ieri in Consiglio dei Ministri il provvedimento che enuncia grandi punizioni verso Tizio e verso Caio. Certo, grazie, è una buona cosa, ma come ci tuteliamo in realtà? Perché viene punito dopo che la cosa è accaduta. Come preveniamo qualcosa di tutta questa nuova forma di diffusione di comunicazione fake, dove ci sono primeggiano i complottisti, no? I super informati, sono quelli che ormai sono i super informati da cui dipende l'opinione pubblica. Chiunque diviene di fatto giornalista e racconta i fatti senza nessun tipo di controllo o sanzione. Allora, io due tempi dico, se il mondo politico non ce la fa, chiedo una revisione della normativa che ci riguarda radio televisione, dove ecco, mettiamo anche il buon senso, mettiamo anche la responsabilità editoriale, ricordiamoci che gerarchicamente a livello di responsabilità c'è il direttore responsabile che in tutti questi altri mondi non ne hanno mai sentito parlare. Allora, diamo responsabilità. Dialoghiamo col mondo del sistema radiotelevisivo, è abituato alla responsabilità questo mondo, non ha bisogno di un tagli e cuci che poi è improponibile per l'ascolto, no? Quindi, allora, semplicemente io vado a proprio a chiudere perché, e spero che le slide mi accompagnino, alla fine che cosa posso andare a dire? Voglio fare un auspicio vero, sostanziale.
Noi abbiamo un'entità chiamata Agicom che ha tutti gli strumenti. Gode di ampio mandato perché l'Agicom è una delle, scusatemi la schiettezza, poche autorità che ha una sostanziale influenza sul sistema paese, perché le altre si limitano a prendere atto di eventi normalmente negativi e metterci una pezza, no? Agicom è promotore di iniziative e grazie per come lo fate e perché lo fate. Quindi avete tutto. Io ho un auspicio che voi troviate la forza e sicuramente il sistema radiotelevisivo sarà complice in questa avventura, perché voi tendiate ad avere il governo dell'intero sistema della comunicazione, dall'ultimo giornaletto locale alla prima testata di carta stampata, al primo sistema radiotelevisivo nazionale e così via. Cioè, noi non abbiamo bisogno di una par condicio dedicata a noi, ancora più esasperata. Abbiamo bisogno di una par condicio per tutti, gestita da un ente unico. Quindi facciamo semplicemente come si può definire, un testo unico, lo facciamo? Un testo unico della comunicazione. Mi piacerebbe che fosse gestito in primis dall'avvocato Porcaro, perché è talmente informata anche dei particolari minuti che capitano nella gestione di un comune che probabilmente sarebbe il soggetto più qualificato. Ma quello che auguro ai cittadini, a noi, a tutti quanti, che ci sia una par condicio di tutti per tutti. Grazie. Grazie Piero Manera, sempre molto concreto, diretto, schietto, ma non per niente, insomma, c'è una collaborazione attiva con le emittenti locali, proprio perché grazie a questo confronto continuo, diretto, si riesce comunque in qualche modo a prevenire il più possibile ogni tipo di problematica o eventualmente a cercare di risolverla successivamente. Allora, io mi vorrei allacciare un attimino a quello che ha detto l'architetto Manera, ringrazio perché dalle sue parole si percepisce proprio il senso istituzionale. Ripeto, non è soltanto istituzione Agicom, non è soltanto istituzione il Corecom, non è soltanto istituzione la pubblica amministrazione a cui siamo abituati a pensare, ma anche l'emittenza radiotelevisiva, i giornalisti sono istituzione. Cioè tutti concorrono per le loro competenze a indicare il percorso da fare. Ovviamente che è un percorso che ci può portare, se fatto bene, a un ordinamento delle comunicazioni molto più, diciamo così, sostenibile, possiamo chiamarlo così. Però ci rincuora il fatto che Agicom in questo momento storico, attraverso il suo presidente, la sorella, ha un ruolo fondamentale. Uno, perché il nostro presidente è il coordinatore per quanto riguarda il livello del servizio digitale in Italia. E poi, in secondo luogo, perché è presidente del gruppo dei regolatori a livello europeo. Quindi bolle tanta, diciamo così, carne in pentola, no? E quindi proprio questa professionalità, alta professionalità, questa competenza può aiutare il processo insomma, in cui tutti siamo comunque avviati, perché in Europa si sta muovendo tanto e ovviamente anche in Italia, perché poi in Europa la legge sull'intelligenza artificiale è stata approvata e proprio in queste linee guida si prevede anche nelle famose deepfake, no? Capito? La possibilità insomma, di fare un tipo di informazione che sia clonata attraverso l'intelligenza artificiale di tipo generativa e quindi la necessità che il messaggio di pubblicità, chiamiamolo così, elettorale venga ben definito, quello creato dall'intelligenza, perché altrimenti noi ci troveremo in una realtà virtuale e non reale. Però non andiamo oltre. Per cui Agicom ha un ruolo fondamentale in questo percorso e ringraziamo il nostro presidente che lo sta portando così avanti e
e noi come strutture insieme ai Corecom lo affianchiamo perché effettivamente è un momento storico nella comunicazione che va a intaccare a interessi personalissimi, ecco, perché qui noi siamo abituati, ecco, ovviamente le ricadute economiche sui territori per un'iniziativa anziché un'altra ci sono, però un contenuto diffuso in una maniera lesiva di una posizione giuridica soggettiva personalissima dell'individuo, vi rendete conto che non è soltanto il minore, ma l'individuo in generale, vi rendete conto quanto danno può portare nei nostri sistemi e nelle nostre comunità. Quindi il problema qual è? E l'ha detto bene Manera. Noi abbiamo contenuti, i quali oggi non sono vincolati attraverso responsabilità editoriali del mondo radiotelevisivo. Abbiamo contenuti che vengono anche della propaganda elettorale, che vengono trasmessi su strumenti, chiamiamoli piattaforme, le quali non sono collegate ad alcuna responsabilità editoriale e quindi sono svincolate dall'applicazione di qualsiasi norma. Quindi sono evasori a monte. E quindi la nostra segnalazione l'ha detto chiaramente l'anno scorso. Noi abbiamo cioè, due strade veramente e due pesi e due misure. Cioè, tra virgolette, attenzioniamo perché la norma ce lo consente il mondo radiotelevisivo, la stampa no, perché la stampa nella legge è poco considerata se non per i messaggi elettorali e per i sondaggi. Quindi c'è, anzi, il giro di regolamento ha dato prevalenza alla libertà del giornalista, quindi manifestazione del pensiero rispetto alla, diciamo così, al diritto all'informazione anche costituzionale del cittadino ad avere un'informazione libera e consapevole, quindi questo bilanciamento degli interessi. Però il mondo radiotelevisivo a cui applichiamo le norme e questo tutto mondo online che è libero però trasmette contenuti e voi lo vedete spesso quando specialmente i sondaggi negli ultimi 15 giorni, no? Che sono quelli, vabbè, al di là del fatto se sono 15, se sono 10, in Spagna sono 7, in Gran Bretagna non c'è, però comunque l'esigenza c'è perché il sondaggio orienta parecchio, e voi trovate dei soggetti i quali non hanno alcuna responsabilità editoriale e fanno sondaggi, in quel caso non sono attenzionati da alcunché norma. Quindi è un grave vulnus nel nostro ordinamento. Quindi non immagino che, visto che siamo tutti chiamati per competenze, esperienze professionali, ognuno a fare la sua parte, che il Parlamento non faccia più la sua parte. Il Parlamento deve fare la sua parte. Perché la par condicio oggi non è tanto se metto logo sì o logo no, perché un po' questo poi alla fine... dalle letture dei territori è quello che emerge. Il problema è vero, ma io posso sottrarmi a una verifica, a una valutazione, insomma, di principi che non lo diciamo noi, ma sono la nostra parte costituzionale, sono di quelli europei, e altri invece vengono sanzionati, vengono obbligati, devono fare adempimenti informativi. C'è una disparità esattamente enorme, ma soprattutto c'è un vulnus di lesioni, ripeto, di queste sfere personalissime dell'individuo che per cui non si può più accettare un procrastinarsi delle attività da parte del nostro Parlamento. Non è una questione, tra virgolette, di politica della riforma sì o no. Premesso che per quanto riguarda la radiotelevisione in ambito locale, dopo la 28 del 2000, è frutto di un processo di autoregolamentazione. Perché l'impianto come era la 28 equiparava sotto tutti i profili l'emittenza nazionale e quella locale, ma ovviamente non comprendendo le vere e proprie differenze. Cioè, tu non puoi considerare questo come istituto, no? Vi ricordate che si potevano fare i MAP se non facevi i MAG e così via? Cioè, i MAP, lo sappiamo, sono, cioè, uno strumento con la quale anche le aziende
possono trovare attraverso risorse la possibilità, insomma, di portare avanti quel tipo di lavoro, soprattutto di mantenere anche quel livello occupazionale, perché la ricaduta sul territorio è anche questo è il tema proprio di questo incontro. Non è soltanto discutere, va bene, una conformità o no insomma, di un tipo di attività alla 28, è anche di capire come qualsiasi decisione tu prenda, tu vai a ricadere su quel territorio e quel territorio impatta anche non solo con le persone, ma anche sull'occupazione di quelle persone. L'impresa radiotelevisiva in ambito locale è questa, impatta anche sul modo di fare giornalismo ed è anche questo importante. Quindi voglio dire, c'è la necessità di informare oggi, ma c'è anche la necessità di formare. Formare. La formazione continua consente di tenere vivo il dibattito e di discutere magari con opinioni diverse, ma soprattutto consente anche a valle di poter fare una proposta o comunque condividere delle proposte in modo tale che l'Unione fa la forza, insomma, per quanto per risolvere nel miglior modo possibile le situazioni che si presentano nel quotidiano, soprattutto delle disparità di trattamento che con l'emittenza radiovisiva, specialmente locale, noi verifichiamo. Però in quel caso nel 2000 c'è stata la legge a 313 e c'è venuto poi il testo sull'autoregolamentazione, il DM, quindi dal basso. Un processo di autoregolamentazione. Sono state tutte le emittenti, le locatorie, le associazioni, eccetera, a condividere insieme con la parte politica statale la riforma di quegli articoli della 28, anche sul procedimento, no? Un procedimento vostro, le sanzioni vostre, l'emittenza radiotelevisiva, che fosse un ambito più confacente alla struttura dell'attività radiotelevisiva sui territori in ambito locale e quindi che oggi stanno assumendo un rilievo importante perché tu non trovi più l'emittenza radiotelevisiva limitata a quella provincia, cioè ormai la tecnologia è avanzata, anzi abbiamo parlato di emittenza con ambito pluriregionale, abbiamo fatto anche proprio questo Corecom un approfondimento, nonostante che insomma le norme, e ricavandole comunque dalle norme. Questo voglio dire che quello che fa questo Corecom non è perché sono qua, è non solo perché è vivace, quindi attento, e questo è sintomatico di un'intelligenza viva, ma soprattutto io l'ho visto quando se tu vai in giro, guardi i monumenti, no? Ti rendi conto della bellezza di questi monumenti, no? A parte la storia, però ti rendi conto anche, venendo qua, cioè, di queste montagne che stanno attorno, di questa prospettiva alta. Voi vedete un santo che guarda in alto qua. Di questa prospettiva alta. Nel senso che voi avete la dimensione sì della vostra realtà, fate belle tutto, ma avete la prospettiva di guardare l'orizzonte dove va. E questo è molto importante perché alla fine, quando avete realizzato strumenti come questo vademecum, che non è cosa da poco, è un fatto formativo. Non solo informativo, perché questo non è un vademecum, ma avete fatto due prodotti, io l'ho letto sulla comunicazione istituzionale, la comunicazione politica. Il vademecum, come dice la parola, serve appunto per individuare un percorso, va bene, ed è uno strumento veloce, stincato, sintetico. Questo qui l'avete chiamato impropriamente vademecum, ma non è un vademecum. A me piace più subito quando l'ho visto antologia e vi spiego perché. Uno perché. Il problema era non spaventare troppo, antologia avrebbe detto, No, mamma mia, no, no, ti è sei una andato a scrivere. raccolta, è una raccolta, è una raccolta. Uno perché logos mi piace perché sono le parole della comunicazione. Antos perché è la radice del mio nome di battesimo, quindi alla fine è una cosa molto bella. Comunque è la raccolta di ciò che è bello. In quel settore della comunicazione. E questo è stato un lavoro veramente certosino. Io lo prendo molto favorevolmente. Questo fa capire co quanta, quanto, come ci monitorate. Cioè i Corecom, come guardano l'autorità, quello che fa l'autorità.
Guarda, cioè, Alessandro, sembrerebbe appunto che l'autorità deve guardare a quello che fa il corpo, giustamente quando ha le materie delegate, giustamente, poi la par condicio non è una materia delegata, la materia è, il legislatore l'ha affidata direttamente ai core come struttura sommaria, quindi vi ha dato un'importanza rilevante. Tutto il resto abbiamo materie delegate, insomma, il monitoraggio, sì, da noi. Però siete voi che guardate noi, quello che facciamo e vedete cristallizzato e documentato un lavoro fatto di provvedimenti degli ultimi anni, con questa speciosità di tutti questi articolati, di considerati. Guardate che è un strumento di formazione vera e propria, di base. Perché, ripeto, io vengo qui per informare, per chiarire. Ma voi avete adottato uno strumento, avete capito subito che la scommessa è la formazione. E se non si fa formazione sui territori, non si vincono, diciamo così, delle resistenze a comprendere come certi fenomeni vanno regolati. Perché i fenomeni non vanno annientati, aboliti con la X da sopra. I fenomeni vanno guardati oggettivamente per come sono, possono essere così realizzati, ma non certamente come possono diminuire una libertà d'azione di chi li pone in essere, soprattutto parliamo sempre di questa famosa comunicazione istituzionale. No, grazie, fa piacere anche perché noi puntiamo molto proprio al contatto diretto, alla formazione e alla territorialità, tant'è vero che ad esempio in un altro campo di nostra competenza che seguo più direttamente io, che è quello del cyberbullismo, l'intenzione è proprio quella di andare direttamente nelle scuole, confrontarsi con i docenti, con gli studenti, con i genitori, e infatti stiamo intraprendendo diverse iniziative in quel senso, poi perché riteniamo fondamentale la formazione e l'informazione, la formazione unita alla competenza, poi magari a lungo andare portano a ottenere dei frutti. Quindi il nostro scopo è proprio quello, quindi ci fa piacere che No, venga rimarcato. io lo vengo a rimarcare proprio questo, è la, guardate, cioè perché ogni processo insomma, così nella vita, che mira a modificare anche dei comportamenti, ma se non è supportato dalle competenze, dall'esperienza, non è fuffa, cioè nel senso che non ha contenuti. Ecco, qui invece abbiamo una sinergia tale che io spero auspicabile per tutti i Corecom d'Italia, dove ci sono belle realtà e che magari come in una scuola, no? Il primo della classe ha una responsabilità in più. Allora, il primo della classe o i primi della classe debbono aiutare anche chi è un po' il senso dello scautismo, no? Cioè, non devo andare oltre perché ho da aspettare a quello che è un po' magari più lento per fare il percorso insieme, perché la cosa da fare è il percorso insieme, non ha senso andare in avanti, perché in avanti da solo non serve a niente. Però fermarsi, aspettare anche chi è magari ha qualche difficoltà a stare al passo con noi, può aiutare e nella condivisione ad arrivare molto lontano. E quindi così dobbiamo fare, tra agi Ovviamente come prima corrono. parlavo di cercare di uniformare il più possibile anche E questo l'interpretazione, roba che avete grazie al poi confronto poi si confronto riesce a. morbidamente, eccetera. E quindi io penso che questa sia la strada messa. Dopodiché sulla comunicazione istituzionale mi pare che qualcosa ci siamo detti, cioè, io spero di aver fornito un chiarimento tale che ci possa così rasserenare l'animo. Passiamo alla seconda parte. Dove chi vuol fare una domanda può farlo, dico ai presenti alzando fisicamente la mano, a chi è collegato invece alzando la mano in chat, viene poi ricontattato e dopodiché viene data la parola. Chiediamo semplicemente a chi fa la domanda di presentarsi prima in modo che così ci conosciamo e sappiamo chi formula la domanda. Poi l'avvocato prenderà i suoi appunti e poi cercherà di rispondere Rispondo. magari a blocchi, penso, non a singola domanda. Partiamo dalla sala, se qualcuno. Danilo Poggio, sono il direttore responsabile del telegiornale dell'informazione di Giornale e Televisione, quindi siamo stati citati prima dalla chiedetta maniera come
la figura del direttore responsabile, quindi sono l'altro pezzo ancora di questo, di tutto questo puzzle. E io naturalmente condivido i ringraziamenti al Coreco per il dialogo costante che c'è realmente, che c'è soprattutto quando si parla di queste zone che sono un po' grigie, che ci troviamo ad affrontare quotidianamente. Condivido la sensazione, che diceva l'architetto, di essere un po' quelli più soggetti alla normativa, paradossalmente siamo quelli un po' più costretti a stare in silenzio e siamo quelli che, statistica alla mano, si rivolgono, diciamo, ai gruppi più popolari della popolazione, cioè coloro che in realtà quasi mai leggono un quotidiano e che con difficoltà accedono anche al web. Quindi di fatto andiamo un po' a indebolire il diritto innanzitutto all'informazione da parte di coloro che forse ne avrebbero ancora più bisogno perché non hanno altre fonti. Questo mi dispiace molto, soprattutto a ridosso dei momenti in cui si manifesta in modo più nobile la democrazia, cioè le elezioni, che siano quelle comunali, che siano quelle europee. E quindi come giornalista, come diceva l'avvocato, mi trovo quotidianamente a dover affrontare quell'equilibrio, come direttore responsabile ancora di più, perché oltre al mio equilibrio devo anche affrontare quello dei colleghi. E quindi c'è, cioè, da una parte il dovere e il diritto di cronaca riconosciuto dalla legge e che trova il suo fondamento nella Costituzione, e questo ovviamente cerco di rispettarlo anche al di fuori della campagna elettorale, si figuri se non sto attento in questo periodo a cercare di garantire un totale pluralismo, però mi trovo ad affrontare dei problemi su cui davvero a volte è difficile capire come muoversi, visto che giustamente le diceva la normativa non è fatta qui per punire ma è per orientare, per chiarire alcuni dubbi. Ecco, in realtà succede poi nella quotidianità che ce ne siano tanti. Posso ipotizzare veramente decine di casi, dalla presenza di soggetti istituzionali che vengono soprattutto in campagna elettorale qui presenti, no? E dice, vabbè, si fa la campagna elettorale con tutte le bandiere dietro, chiaramente è una comunicazione politica, vero, però spesso ricoprono anche degli incarichi istituzionali importanti, oltre ad essere soggetti politici. E lì già c'è un problema, mi pongo il problema. Oppure penso ad esempio agli scontri di ieri, adesso ieri a Torino sono stati gli scontri tra attivisti, studenti, la Palestina e la polizia. Tutta la politica a livello nazionale, prima ancora che a livello locale, ha espresso pareri, opinioni. Peraltro gli attivisti stessi hanno tirato di mezzo i partiti bruciando simboli di partito. A quel punto il mio diritto e il dovere anche di cronaca prevale, perché devo citare in quel caso ad esempio un simbolo del partito che è stato bruciato, oppure devo citare se il Presidente del Consiglio o il principale esponente dell'opposizione ha detto qualcosa su un tema, una cosa che è accaduta a Torino. Ma vi faccio solo esempio questo perché di ieri, ma ne avrei veramente decine, ma credo tutti i colleghi, non soltanto io, per carità. Da una parte quindi mi dispiace silenziare tutto, non sarebbe giusto, verrei meno alla mia deontologia giornalistica, al tempo stesso giustamente devo garantire il pluralismo. Finisco solo con una cosa perché è un'altra cosa che su cui ci siamo confrontati in redazione e anche in parte con il collega che torno a ringraziare perché è un tema davvero ampio, e per garantire l'ascolto a tutti i candidati sono migliaia di persone, cioè se io prendo già soltanto le liste per le regionali, non parlo dei presidenti, ma già le liste sono decine, alcune liste, riguardo i colleghi qui presenti, abbiamo addirittura difficoltà a contattarle perché ci sono liste molto note che appartengono a partiti molto noti, con l'ufficio stampa, tutta una struttura. Altre liste magari, cioè proprio difficoltà, io questi come li chiamo? Ma chi sono? Magari comparsi a sostegno di un candidato, insomma, non parlo di queste elezioni piuttosto di altre, ma le famose liste civetta. In teoria, per garantire un pluralismo totale tra tutti i candidati, lei considera che in primo voto ci sono centinaia di comuni al voto, più abbiamo le regionali, più abbiamo le europee. In totale i candidati in questo momento in Piemonte tra tutti saranno più di 1000, sicuramente, se mettiamo tutti insieme. Come faccio a garantire tutto questo? L'unica risposta che mi viene da dare è non dire niente, ma a quel punto viene meno quel discorso lì. È un po' un problema che io mi pongo quotidianamente, credo anche gli altri, quindi lo vorrei condividere, ripeto, col quale non c'è un ottimo rapporto, però effettivamente il dubbio permane. Ci sono altre domande in sala? Buongiorno, sono Gennaro, ufficio stampa Giunta regionale. Un chiarimento pratico, comunicazione istituzionale ed eventuali ballottaggi. La regione Piemonte dopo il 10 giugno, se ci sono dei comuni che vanno al ballottaggio, è ancora in par condicio oppure no? Grazie.
Buongiorno a tutte e a tutti, Edoardo Morino, Camera di Commercio di Torino, lavoro in uno degli uffici del dirigente. La mia domanda è molto specifica. Si è parlato poco fa di patrocini. La Camera di Commercio, come è noto, dà il patrocinio a numerose iniziative, ovviamente su istanza dell'utenza del territorio, e va da sé che si tratta di un compito istituzionale che rientra nelle istituzioni dell'ente. Ora, alla luce di quella che è la particolare natura di un ente come la Camera di Commercio, la concessione di un patrocinio si può considerare violazione della normativa che abbiamo analizzato qui oggi? Grazie. Allora, il focus è su determinate fattispecie. L'informazione istituzionale, il ruolo della Regione nel momento in cui non è in campagna elettorale ma alcuni comuni sono al ballottaggio, applicazione sì o no del divieto articolo 9 e Camere di Commercio, natura giuridica e eventuale patrocinio. Allora, mi fa piacere la prima domanda, perché già avevo in mente di fare la distinzione tra l'informazione istituzionale e la comunicazione istituzionale, non è la stessa cosa. La comunicazione istituzionale è della PA, soggetto requisito soggettivo, PA, quindi significa che il suo sindaco, il suo presidente di regione, eccetera, fa una comunicazione istituzionale. Cioè della serie, se vuole andare in una televisione, acquista uno spazio con il loghetto, e non dovrebbe metterlo ovviamente, della comunicazione, lo può fare durante l'anno, cioè va a dire la comunicazione istituzionale. Voi vedete bene anche le attività e le campagne di comunicazione istituzionale che fanno i ministeri. E durante il periodo elettorale, alla fine, c'è lo stellone della Repubblica www.ministerosalute.it, ovviamente quello sono indispensabili. Quindi il presidente, in questo caso, del Coricom, potrebbe attivarsi e convenzionarsi con un emittente per dire: durante l'anno io acquisto tot spazi presso la tua televisione e faccio un'attività di informazione, insomma parlo di questa attività nei territori, questo cyberbullismo, cioè vale a dire, e lo fa durante il periodo ordinario. Durante la campagna elettorale ovviamente questo tipo di comunicazione non lo può fare nella misura in cui c'è la posizione logo ma www.coricompiemonte.it, e sempre che sia indispensabile con questo famoso requisito. Diversa la fattispecie nella quale il presidente, mi perdoni se la amichevolmente, interviene in una trasmissione durante il periodo elettorale. Interviene come un soggetto, come un rappresentante di un ministero, cioè va a dire. Allora lui può, durante il periodo elettorale, essere intervistato in un TG durante un approfondimento informativo? Allora, noi sappiamo che durante il periodo elettorale, insomma, si pongono queste regole un po' particolari, a cominciare dai soggetti politici, i quali devono fare la propaganda nei contenitori propri, cioè la comunicazione politica barra messaggio logistico gratuito a pagamento, stop. L'informazione è eccezionale, così come eccezionale per i membri istituzionali, e anche qui la polemica c'è stata per le regolamentazioni ultime per gli europei, laddove c'è stato un qui pro quo, nel senso che nell'informazione l'articolo 1,5 della 515 sopravvissuto lo prevede: il soggetto istituzionale, l'esponente, il segretario di partito, insomma tutti i soggetti che sono declinati là, eccezionalmente possono andare a fare informazione. Ma quale informazione? Non è che si mettono, non è che il giornalista li va a intervistare ogni 3 secondi, ma l'informazione che sia limitata all'attualità e alla cronaca, in questo caso elettorale o istituzionale, perché il tempo del soggetto istituzionale nel nostro monitoraggio non è il tempo del soggetto politico. Quando noi andiamo a monitorare attraverso la società che fa le rilevazioni, si distingue il tempo istituzionale, quindi tempo di parola, presenza, in cui il soggetto istituzionale è stato presente in quel tipo di programma di informazione, rispetto al tempo del soggetto politico, con quelle varianti di cui abbiamo parlato prima,
secondo il quale il criterio oggi non è soltanto quantitativo, tempo di parola, ma anche qualitativo per la visibilità che quel soggetto politico ha in quella fascia d'ascolto rispetto al dato Auditel, insomma tutto un meccanismo di calcolo per cui viene parametrato però sempre oggettivamente. Quindi ciò che significa? Che il limite qual è? Se tu, soggetto politico o istituzionale, non puoi andare nei programmi informativi, lo puoi andare soltanto quando eccezionalmente e limitatamente, così recita il comma 5, te lo giustifica, te lo motiva l'attualità della cronaca elettorale. Avevamo fatto prima l'esempio, no? Che, cui ho assistito, non eravamo ancora in campagna elettorale perché non c'era ancora il decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi pubblicati in Gazzetta. Però se fosse stata la campagna elettorale, l'intervista quando successe la tragedia di Emilia Romagna di Bonaccini era un'intervista legittimamente giustificata in quel telegiornale, perché Bonaccini è governatore di quel territorio regionale in cui è successo purtroppo quel tipo di tragedia. Quindi, e se Bonaccini fosse stato candidato, però quel tempo di parola di Bonaccini era calcolato come tempo istituzionale, non come tempo politico. Quindi, vedete bene, la stessa presenza in televisione di un soggetto istituzionale può avere rilevanza per la comunicazione istituzionale, fatta però imputata alla PA, rispetto al soggetto che parla eccezionalmente quell'intervista nel TG. E anche la commissione di vigilanza nel suo regolamento, che è stato tanto insomma così attenzionato, poi alla fine ha riportato questi richiami alla 515 articolo 1,5 e alla 28, quindi è rientrata negli argini, perché in autorità le nostre regolamentazioni sempre hanno previsto in materia di informazione la disposizione, il comma relativo alla possibilità che i membri del governo potessero intervenire nei programmi eccezionalmente richiamando questo articolo. Quindi alla fine con questo criterio la legittimazione, la presenza è consentita. Ma che cosa faccio quando c'è la manifestazione? Ecco, quindi lì non ci sarà un soggetto politico istituzionale che interviene, o magari interviene, non lo so. Hanno commentato tutti dopo, però a livello regionale, come puoi immaginare, succedono degli scontri, commenta tutto l'arco politico, tutto l'arco parlamentare nazionale. Giornalisticamente credo che ci siano. Lì c'è lei sa bene, la tenuta della cronaca. Il problema è il soggetto istituzionale, quando viene imputato il suo tempo, deve parlare lui direttamente. Lui nella TG, cioè nel senso che a valle di una cosa, fatto l'esempio di Bonaccini, poi il fatto. Quando invece c'è stato un fatto di cronaca in quel momento, poi può avere anche correlazione col momento elettorale, ovviamente la cronaca va rappresentata. Che poi i soggetti politici vengono menzionati fa parte invece non del tempo istituzionale, ma fa parte del tempo di notizia, perché non sono intervistati, riferiti ai soggetti politici, no? Poi rispetto alle liste regionali, allora qui le liste regionali sarebbero i soggetti politici della seconda fase della campagna elettorale, no? Perché la prima fase fotografa quello che già c'è nell'ambito regionale, la seconda fase sono i presidenti, i candidati presidenti e le liste regionali a supporto. Ce ne sono tantissime, ma le liste regionali non fanno attività di propaganda dell'informazione, la fanno la comunicazione politica. Allora l'emittente cosa fa insieme ai giornalisti? Sceglie, no? Che tipo di comunicazione politica vuole fare, a meno che volesse fare un messaggio autogestito gratuito o un messaggio a pagamento, non lo so, perché lo spazio delle liste come soggetti politici, che sono tutti uguali, paritari, giustamente sono tantissime, quanto spazio ci può essere la televisione, è la comunicazione politica, cioè le tribune, per dire, ecco così, cioè con i confronti. Allora sta a scegliere all'emittente quanto spazio, perché è facoltativo, non è obbligatorio come elemento intenzionale, e la RAI quanto spazio vuole dedicare alla comunicazione politica, quindi alla propaganda elettorale di quelle liste, oppure quanto spazio vuole mettere a disposizione per a pagamento, per dire, oppure gratuito. Quindi una scelta proprio editoriale vostra, cioè nel senso che ovviamente nel momento in cui ammettete
e dovete dare la possibilità, la voce a tutte, non a, chiaramente, ma è una scelta vostra perché è facoltativa. Non c'è punto che comunque non ci sia, se non ho mal interpretato, non è che ci sia un obbligo di andare a contattare sempre, tutti. Parlavo sempre del telegiornale. No, il telegiornale no. Infatti, no, ma nessuno voleva dire, però in alcuni casi chiaramente sono delle notizie che fanno coinvolgere i soggetti politici, sì. Ma in alcuni ci sono magari commenti da più parti, no? C'è un grande fatto di attualità regionale, una nuova autostrada, un membro della maggioranza, soggetto istituzionale dirà sono molto contento, dopo 10 anni di lavoro ce l'abbiamo fatta, l'opposizione dirà no, non è vero, ci sarà l'opposizione dell'opposizione che dirà no, non è vero, ma a un certo punto. Questa parte qua mi crea quella del messaggio che si dice, chiaramente. Allora, cioè, qua c'è il dubbio, eh. Allora se il soggetto politico interviene come rappresentante di una lista XY, interviene e viene intervistato eccezionalmente perché la cronaca lo dice, ovviamente lì c'è un discorso, perché non è soggetto istituzionale, lì c'è un discorso di equilibrio dell'informazione. E poiché quella lista si rifà un candidato, ovviamente, allora bisognerebbe contattare liste di altri di un altro candidato che possono dire il mio candidato che supporto effettivamente su questa tematica, però sempre che l'attualità e la cronaca giustifichi quella presenza. E quindi si sposta sotto il problema dell'equilibrio informativo. Allora, veniamo all'ufficio stampa della regione. C'è il ballottaggio dei comuni, come ci sarà sicuramente a fine giugno. Allora, voi dalle nostre FAQ che vedo che avete già pubblicate sul sito, oltre che sul nostro sito, sono state anche distribuite, nelle FAQ c'è scritto appunto che il divieto di comunicazione istituzionale, quando c'è un ballottaggio, si applica nei comuni interessati al ballottaggio, oppure comunque nei comuni limitrofi che possono, insomma, così alterare questo libero convincimento per il cittadino. Cosa succede per l'ente di livello superiore, in questo caso la regione, che non è più interessata al voto? Allora, questo, vi dico questo perché è frutto dei nostri provvedimenti che voi potete consultare almeno negli ultimi anni, ma sicuramente ci sta scritto anche nel Vademecum, che io ribattizzerei antologia però. No, glielo scriviamo adesso, non sulla copertina mettiamo antologia. Allora, no, allora la regione non è interessato dal divieto, cioè l'autorità non può dare a dire alla regione guarda che tu quando c'è il ballottaggio non puoi fare comunicazione istituzionale, cioè la comunicazione istituzionale rivive come tempo ordinario, però c'è un obbligo informativo della regione, nel senso che attraverso la sua attività di comunicazione istituzionale non può fare un'informazione, non c'entra più logo, non c'entra più quelle cose, cioè non può fare un'informazione che sia parziale, cioè a dire, poiché l'informazione che fa la regione in quel momento va a impattare anche sui territori interessati al ballottaggio, la tua informazione, insomma, non deve essere un po' faziosa, deve essere imparziale. Cioè, lì si tratta di informazione, non di comunicazione istituzionale. Quindi non andiamo più a vedere se è logo, se è indispensabile, se è necessario, non c'entra niente. Andiamo a vedere tu che tipo di informazione, faccio esempio proprio di scuola. Si vota nel ballottaggio un grande comune X e la regione che cosa fa? Fa un'attività di informazione, quindi fa il suo comunicato stampa, giustamente, sul suo sito, lo può fare, non c'è l'articolo 9 per lei, però inizia questa attività, poi verrà realizzata nei comuni di, no, dove si fa il ballottaggio. Che sapore c'ha? È la stessa cosa che noi facciamo quando vediamo sempre il famoso porta a porta a livello nazionale, dove durante il ballottaggio allora ti viene ospitato il segretario di partito X, il quale con riferimento poi al ballottaggio nei comuni di, scusami, più pazienza, e voi troverete lì una chiara indicazione nei nostri regolamenti dove noi diciamo che quando le competizioni sono locali, per esempio facciamo un esempio, se voi andate a vedere il regolamento lo scorso anno quando la competizione era locale delle amministrative, troverete una chiara dicitura, perché non erano contemplate nazionali, dove dice che comunque l'emittente nazionale si deve mantenere un obbligo di informazione imparziale. Cioè tu non mi puoi andare a
diciamo così, alterare e innescarti nel percorso della competizione elettorale che è locale. E quindi anche il porta a porta che vede il segretario dice poi però a riferimento al ballottaggio, no, è un obbligo di informazioni imparziale, che non è significa che tu sei destinatario del nostro regolamento perché l'ambito è locale, però, e non è nazionale, però tu devi fare un'informazione imparziale, cioè perché il tuo messaggio va a influire su quel territorio e altera in maniera determinata. E la stessa cosa vale per la comunicazione istituzionale, insomma, parafrasando. Certo, per essere chiari, il comunicato generale, la giunta regionale ha deliberato questa cosa qui, lo posso fare tranquillamente. Certo. Invece ha segnato 1 milione di euro al comune X, che combinazione va al ballottaggio, quello lo lasciamo. E no, nel senso che poi ha segnato. Eh sì, perché alla fine sai che lo fa, però non lo deve, cioè che lo comunichi, arriva la percezione, poi che poi viene ripresa nel ballottaggio la campagna elettorale, certo. Sappiamo bene. Camera di Commercio, la Camera di Commercio è una PA e non lo diciamo noi perché lo dice il 165 del 2001, quindi qua non ci piove, quindi rientra nell'articolo 9, perché se andate a leggere il 165 del 2001, quali sono le PA, tra cui università, camere di commercio, oltre che noi, insomma, aziende sanitarie, insomma, ci sono tante cose, ed è la PA, e quindi rientra nel requisito soggettivo dell'articolo 9. Che fa la Camera di Commercio? Può fare il patrocinio, e l'abbiamo già detto, certo, come attività, come se fosse un ente comune, il suo patrocinio lo può dare, ma durante la campagna elettorale, se io do il patrocinio, giustamente per promuovere, perché la Camera di Commercio ancora di più nella lettura e nella fotografia dei territori è quella che aiuta il territorio a crescere, no? Rientriamo nel tema dell'oggetto di oggi. Che cosa fa? Purtroppo non dobbiamo mettere il logo. Eventualmente possiamo mettere www.cameradicommercio.it, ma il logo no. Vabbè, perché io mi rendo conto che la posizione della Camera di Commercio non è come quella del comune, il quale una tantum si vede che patrocina dell'attività, non è ricorrente, ma la Camera di Commercio, il patrocinio significa aiutare quell'iniziativa, campagna amica, non so, tutte queste cose belle che si fanno, perché le risorse debbono circolare e ovviamente purtroppo poiché è soggetto, allora loghetti no. Indispensabilità c'è tutto, perché la promozione magari è collegata, che ne so, a un bonus, un finanziamento, cioè. E eventualmente possiamo mettere www come fosse una comunicazione istituzionale tu pur, ecco, ci siamo, okay. Bene, allora iniziamo ad arrivare delle domande. Ah, le metto da qua, ok, queste qui le abbiamo stampate. La prima, credo formulata da Maria Margherita La Paglia: nell'illustrazione della problematica legata ai patrocini e all'utilizzo dei loghi, l'avvocato ha più volte parlato di campagna elettorale che potrebbe essere aumentata o amplificata con una non corretta comunicazione. Ma se in un comune non ci sono elezioni amministrative comunali, perché la comunicazione non consente di utilizzare il logo su iniziative che non hanno nulla a che fare con elezioni europee e o regionali? Allora, grazie. Quindi di questa domanda, sì, sì, grazie alla domanda, perché facciamo una precisazione, magari per tante cose ci sarebbero da dire. Allora, dall'11 aprile, che è il giorno in cui è stata pubblicata in Gazzetta il DPR di convocazione dei comizi per l'elezione europea, quindi sia che tu sei un comune che va al voto comunale, sia che sei la regione Piemonte che va al voto a giugno, poiché la competizione è nazionale, il divieto vale per tutti, nessuno escluso, tutti significa tutte le PA 165/2001. Quindi a nulla serve dire vabbè, io non sono comune interessato al voto, i miei consiglieri non vanno a voto. No, il divieto si applica, tant'è vero anche nelle FAC, abbiamo scritto anche questa puntualizzazione, quando, cioè proprio quando troviamo questa sovrapposizione, noi iniziamo a applicare il divieto dalla prima.
E l'ha ricordato bene il dottor Rippi prima, la povera Basilicata si trova a dover continuare per 4 mesi il divieto di comunicazione istituzionale. Uno, perché era solamente lei interessata alla regione, e poi dall'11 aprile si trova lei stessa, quindi si è sovrapposto il periodo, si deve essere stessa per le elezioni europee a dover, fino a giugno, a dover, oltre che per le comunali che ci saranno, a dover essere soggettata all'articolo 9, quindi l'applicazione del divieto. Quindi purtroppo è così. Quindi sembra chiara e netta, la posizione. Un'altra domanda, Gabriele Gallo. Sempre in seno all'utilizzo del logo, se l'ente pubblico si è dotato di un brand identitario, identificativo, che graficamente diverge dallo stemma ufficiale, è utilizzabile sul materiale di comunicazione ordinario, ad esempio locandine con patrocinio già concesso prima dell'11 aprile? Qua c'è la fantasia degli italiani. Qui è la realtà che ovviamente supera sempre la fantasia, perché si dà sfogo alla fantasia e poi si realizza. E ve lo diciamo noi che quando andiamo a, e voi stessi pure avete, quando noi andiamo a deliberare, dici ma questo, non c'è una delibera uguale all'altra, perché veramente la fantasia è tanta. Allora, io vorrei essere vicina a questa sensibilità, però andiamo a snaturare l'identità degli enti. Cioè il logo in sé è proprio la natura dell'ente, cioè simboleggia anche graficamente dei simboli, degli elementi, i quali ci riportano a quella che è la storia del territorio. Non è soltanto il fatto scritto comune di, tant'è vero che noi ammettiamo in sostituzione del logo l'indirizzo internet, o comunque, voglio anche sottolinearlo, per le campagne europee oppure con fondi europei, noi ammettiamo non solo l'indirizzo, cioè l'emblema dello stellone della Repubblica, ma anche quello dell'Europa, non la bandiera o il logo europeo, ma lo stellone appunto dell'Europa, per indicare che in quel momento quel tipo di comunicazione riguarda sia la parte italiana che la parte europea, quindi voglio dire, volendo si può. Però costruire una sovrapposizione pur di dire comune di, allora perché non mettere www. Mi pare più indicativo, cioè non è che noi andiamo a sostituire la parte grafica, no? Noi andiamo a indicare che quel tipo, almeno per quello che ci ha consigliato il Dipartimento, che quel tipo di logo, per com'è che simboleggia quel territorio, non va messo in sostituzione, va messo l'indicazione del sito internet o comunque dei siti che, degli elementi che comunque ci servono a capire quel tipo di iniziativa. Perché se io non metto quel logo, io attraverso il sito internet posso cliccare e andare subito al sito io da solo e andare a informarmi per tutte le caratteristiche che avrà quel tipo di comunicazione. Quindi umanamente parlando è comprensibile, però giuridicamente parlando io non la ritengo possibile, perché non è che noi abbiamo ostacolato la posizione del logo perché ce lo dice la Presidenza per non mettere nulla. Noi abbiamo, la Presidenza ha detto togliamo il logo e mettiamo il sito internet o altre indicazioni. Quindi io non vorrei creare eccezioni ulteriori, perché altrimenti arrivano sempre piccole deroghe. Invece bisogna mantenere la barra un po' dritta, sperando che poi chi deve farlo apporti delle modifiche a questo aspetto della impersonalità. Sì, anche perché il brand sei tale identifica ma perché chiaramente il comune un soggetto, non quindi ha un brand, il comune è un territorio, cioè è una comunità territoriale, non è un'azienda il comune, cioè non è una forma di pubblicità, capito? Qui operiamo nel diritto amministrativo, la storia degli stemmi e dei loghi o come dei gonfaloni. Allora c'è stato un altro quesito, ma io, ecco, viene la festa della liberazione, ma c'è possibile la manifestazione dei sindaci che sfilano con la fascia tricolore? La fascia tricolore si sa come il gonfalone è il comune, laddove è ammissibile ovviamente, perché i regolamenti sulla fascia prevedono che in certe occasioni i primi cittadini possono indossarla, non sempre. Ma sì, è un evento. Ma se io prendo quella fotografia e la metto sul sito web, oppure ci metto il comunicato stampa, ci metto la fotografia, vedete conto, è tutt'altra cosa. Sì. Ma la manifestazione giustamente legittima del sindaco che fa con la fascia, eccetera, non vi sta a dire tutte, insomma, i supporti a questo, è giusta.
perché io posso sfilare, perché è giusto, ripeto, noi non siamo qui per mortificare le manifestazioni e gli eventi, ma per dire che di certe comunicazioni, attenzioni, ci sono elementi tali che possono essere sostituiti e quindi non eliminati del tutto, togliere il logo e mettere il sito internet, emblema della Repubblica o quelle dell'Europa quando ci sono finanziamenti europei, e poi ritenere, considerare che quel tipo di comunicazione sia effettivamente necessaria in quel momento storico quando insomma si va alle elezioni, a maggior ragione che l'ente che fa questo tipo di comunicazione è un ente interessato al voto. E colgo l'occasione anche di dire una cosa che mi sono dimenticata per la prima domanda: come, quando si parla di informazione istituzionale, come oggi il consumo, pare strano che il consumo di informazione è amplificato, i dati del Censis sono proprio incredibili, laddove tutte le piattaforme, Facebook un po' scesa, Instagram, quindi la televisione, la televisione è rimasta, il TG per esempio uno è rimasto insomma in pole position come fonte di informazione, per questa pervasività, no, che ancora la televisione effettivamente rispetto al mondo di internet di fasce, ancora la pervasività arriva direttamente, ecco, questi operatori arrivano direttamente, quindi, però l'importante è che questa informazione arrivi immediata dal giornalista, perché è strano che oggi noi arriveremo alla con i meccanismi di intelligenza artificiale, cioè noi arriveremo a, o attraverso le piattaforme stesse per come si stanno muovendo, a informazioni e dati senza un controllo, senza una mediazione, perché il fatto che sia filtrato dal giornalista che ha tutta una sua deontologia, cioè è una garanzia che il tipo di informazione, diverso da che io prendo un sito web, insomma, e mi vado girando in rete, vado acquisendo informazioni a destra e a manca per farmi un'opinione. L'informazione in quel caso è, la TV è ancora pervasiva molto e quindi è diretta, per questo la stampa non è tanto considerata nella 28, perché tu devi andare a comprare il giornale, insomma, per poterti informare. La TV arriva invece, la TV arriva e questo consumo, però si dice, si basta andare su internet, non per niente prima parlavamo della necessità di aggiornare appunto la normativa. Esatto, e poi un'altra cosa, che questa pervasività che comunque va filtrata appunto dalla, come attività, dalla mediazione del giornalista, perché nell'informazione non è come la comunicazione politica, no, la comunicazione politica, il deus ex machina è il soggetto politico che sta là e manifesta tutta la sua opinione, il programma, eccetera. Nell'informazione la notizia è il conduttore che dice, ecco, che quindi, filtra. Tra i criteri qualitativi, quindi il ruolo del giornalista, no, diciamo prima la quantità, ma adesso anche la qualità inizia a avere un peso. Il ruolo del giornalista, la funzione ha un peso adesso nella No, allora il criterio nuovi che sono stati introdotti riguardano le fasce d'ascolto per questa visibilità nuova che abbiamo, insomma, per come ci ha detto il Consiglio di Stato. Però il contraddittorio, l'agenda politica, la tematica, la conduzione, sono tutti stati elementi che comunque l'autorità ha valutato, però sono facilmente valutabili quando il programma è il singolo episodio. Quando noi invece andiamo a valutare il programma informativo, un programma che ha una periodicità, non vale più, perché ha senso, quindi è necessario valutarlo, diciamo anche nell'ultimo regolamento dell'Europea, quando l'episodio informativo ce lo consente, perché in quel caso noi abbiamo individuato che quella conduzione, ma in un programma informativo non può essere mai una conduzione, approfondimento, sempre così, magari poco equilibrata, poco imparziale, ecco. In un caso noi nel 2002 invece sanzionammo RAI, il programma Sciuscià, per una conduzione faziosa, per come era costruito, e abbiamo attivato all'interno, anche perché questo ci consente poi la legge istitutiva, i procedimenti disciplinari per il giornalista che era nazionale, quindi per dire come la conduzione è stato sempre un punto forte, perché era costruito il programma in maniera tale che già
tu capivi l'orientamento del conduttore e del programma stesso verso una direzione rispetto a un'altra. Poi abbiamo Claudia Vaudagna. Se nella delibera di concessione del patrocinio è stabilito che non viene concesso l'uso del logo del comune e che al suo posto l'associazione dovrà utilizzare l'emblema della Repubblica che si invia, il comune può essere ritenuto responsabile se poi l'associazione, che avendo già avuto patrocini nel passato, è in possesso del file contenente il comunale, lo usa ugualmente? Il comune è tenuto a verificare il corretto comportamento dell'associazione ai fini di non incorrere in sanzione per la violazione della normativa? Questa è già un'altra scappatoia. Perché io comune, quindi la responsabilità poi è l'attività che fa il comune, perché delle attività proprie sa come vanno, come origine e come vanno, ma delle attività poi altrui non sa. Indubbiamente il comune potrebbe concedere il patrocinio, ritorno a dire che il patrocinio, la concessione dell'attività amministrativa, anche senza il logo, sostituendo col www, e la... Il soggetto patrocinato fa l'attività di divulgazione, sempre che comunque sia indispensabile anche questo, cioè nel senso guardiamo anche questo aspetto, perché con il patrocinio il comune è attirato verso di te se quel tipo di attività ritenendola conforme alle sue funzioni istituzionali, insomma l'ha fatta rientrare come se fosse se fossero proprie. Indubbiamente vai a verificare questi che fanno, insomma, fanno i monelli, alla fine il comune non ci ha dato il logo, loro hanno preso il logo e l'hanno pubblicato. E là è una bella domanda, alla fine verrà segnato il caso, perché noi in genere non procediamo d'ufficio, a meno che ci sono casi totalmente evidenti nei quali insomma è manifesta la violazione, perché la posizione del logo insomma non c'è da interpretare, o c'è o non c'è in sostituzione, così. Però in questo caso effettivamente non ci è mai capitato, perché del patrocinio, come indicato in questa antologia, il patrocinio abbiamo una sola, poche delibere nel 2022, però riguardava il caso in cui la stessa amministrazione l'aveva fatta grossa, non solo aveva fatto l'attività, cioè aveva dato il patrocinio, il logo e tutto il resto, ma addirittura essa stessa aveva pubblicato sul proprio sito, non mi ricordo se il proprio sito istituzionale o Facebook, l'attività patrocinata, quindi la doppia violazione. E quindi non saprei, devo dire la verità, però come ripeto sempre, ogni cosa ho guardata con i suoi aspetti pratici e con i suoi elementi nel caso per caso, quindi probabilmente se ci fosse una segnalazione in questa direzione dovremmo avere gli elementi per dire tante altre cose, così in via preliminare non mi sentirei di poter esprimere. Anche perché sennò altrimenti si paventerebbe una responsabilità oggettiva comunque. Perché noi già noi già abbiamo fatto tanto negli ultimi anni per equiparare quelle attività personali che i vari soggetti politici attraverso le loro piattaforme facevano, condividendo i famosi contenuti pubblici, ritenendoli imputabili alla PA. È stata un'attività forte, ma ripeto, il caso pratico ci diceva chiaramente che c'era questa commistione, questa correlazione, era un tutt'uno, cioè nel senso si capiva chiaramente che che il soggetto voleva fare campagna elettorale utilizzando tutte le cose belle che aveva fatto nell'amministrazione, cioè c'era pure uno divertente, una lista, me lo ricordo alle quali, la lista, allora il comune andava a rinnovo, la lista del sindaco uscente, XY, fa una brochure, in questa brochure cosa fa? Mette, a parte che mette il loghetto, cioè il simbolo suo con quale si era presentata la lista, poi ogni tanto metteva il loghetto del comune, ma poi aveva preso i pezzi di queste relazioni che il comune aveva pubblicato di fine mandati e pezzettini e poi commentava e l'aveva distribuito ai cittadini, e noi è una delle prime, e noi abbiamo detto ma tu hai fatto attività di comunicazione istituzionale, non si può, l'attività per come l'hai fatta, tu hai portato all'esterno dei contenuti che sono proprio della pubblica amministrazione per farti la propaganda elettorale, insomma il discrimine è sempre qua, funzione istituzionale o propaganda elettorale? Ci sono delle domande? C'è Aldo sopravvissuto. Buongiorno, mi sentite spero? Sì, sono Aldo Montineo, sono commissario del cuore con Sicilia.
Benvenuto. C'è un nodo che in questo momento soprattutto la comunicazione istituzionale pone, che è quella relativa alla pubblicazione, ad esempio, di bandi con scadenze all'interno prossime o prossime queste scadenze al periodo della consultazione elettorale. Molto spesso i colleghi, gli uffici stampa dicono che si tratta di una comunicazione assolutamente indispensabile. Noi in alcuni casi abbiamo eccepito che in effetti i siti istituzionali hanno proprio un'area, che è quella dell'amministrazione trasparente, che obbedisce a tutt'altra esigenza, laddove questi bandi ad esempio possono e debbono andare pubblicati. Per cui una cosa è la comunicazione che è rivolta genericamente per dire abbiamo pubblicato questo bando per questo motivo così, una cosa invece è una pubblicazione che contenga anche magari in maniera impersonale però una descrizione molto più analitica e roba di questo genere. Vorrei capire quanto questo orientamento sia corretto e coerente o se invece è un'interpretazione eccessivamente restrittiva della 28-2000. Grazie. Va bene, allora Aldo, saluti. Allora, il bando, la pubblicazione di un bando, il bando è un'attività amministrativa. Se io pubblico un bando, non è che faccio attività di propaganda, io faccio attività amministrativa. Ora veramente sì, andiamo a sindacare. Ma se io do notizia che è uscito un bando? Se io do notizia che avete fatto, per me rimane sempre una comunicazione di servizio necessaria. Perché no, non la edulcoro. Con dichiarazioni. È una news, la posso pure mettere, su, vedete che poi ci faccio il link a cui dice perché il cittadino poi deve pure leggere il portale del comune, insomma, diciamo, deve essere indirizzato, no? Si mette il link e è indirizzato al bando, all'area interna dove. Perché nella... se non c'è la notizia non posso partecipare. E non posso partecipare, bando, quindi... è come se il comune non potesse fare il manifesto. È uscito il bando e io come faccio a partecipare, cioè le risorse, quindi cioè giusto, è una comunicazione di servizio che si fa, è un'attività amministrativa il bando stesso, perché è frutto di una deliberazione da parte della giunta del consiglio, ma sicuramente sarebbe della giunta comunale, per cui non possiamo noi ostacolare, certamente non diciamo nella notizia che il fautore è stato il buon Ceri, perché è intuito a fare, no, chiaramente questa la notizia è la notizia, ci mettiamo il link che rimanda al bando, cioè, per ogni info rimanda al bando, quindi alla fine, oppure non so, nell'home page del, se lo metti come news, nell'home page metti appunto, pubblichi proprio tutto il bando come se fosse il manifestino, quindi voglio dire, tu hai notizia. Un bottone che rimanda. Ma l'importante è che insomma, perché... Quindi, scusate, dico, la nostra interpretazione allora sostanzialmente è coerente, sì, nel senso sì, che è ammissibile una, come dire, comunicazione che sia abbastanza scarna, in quanto poi il bando si trova in un'altra area, in un'altra cosa e così via, eliminando tutti quanti gli orpelli, tipo era da 20 anni che non si riusciva ad implementare la graduatoria dei vigili urbani e roba di questo genere, così, che sono considerazioni ancorché impersonali, che però secondo me integrano invece una violazione dell'articolo 9. Eh sì, perché Aldo, innanzitutto questa forma di notizia compare senza i loghetti, cioè nel senso fanno notizie, e poi è indispensabile, non la posso, cioè se io devo partecipare al bando il 1 maggio, dico una scadenza, mica la posso pubblicare il 9 giugno, il 10 giugno. Questi sì, chiamano. Sì, la pubblicazione è essenziale, questo è esatto, questi si chiamano comunicazioni di servizio che sono strette, che riguardano proprio l'attività che deve essere nuda e cruda portate così, e sono necessarie, queste sono necessarie, vuol dire. Ok, quindi siamo nel giusto posto. Certo. Aspetta, poi le modalità di reperire informazioni, ognuno si gestisce come ritiene opportuno, in quale sezione del portale. Okay, è stata talmente chiara, vedete, che non ha lasciato alcun dubbio oltre a quelli che sono stati. La chiarezza apposta, tranquillità, questo è il mio obiettivo. Beh, se non altro è stato raggiunto lo scopo. All'inizio abbiamo detto che lo scopo principale era quello di
cercare di rasserenare gli animi e di mantenere un equilibrio che potesse dare appunto serenità a tutti gli operatori, mi sembra che sia riuscita in pieno, quindi i complimenti di prima non erano gratuiti, ma anzi assolutamente troppo, fondati. Troppo sono timida. Ah, direi che possiamo trarre delle conclusioni da quello che è stato. Vuole trarre delle conclusioni, poi trago le mie? O... No, faccio a lei, delega. Ma io allora, sono ospite. Particolarmente contento e soddisfatto, permettetemi, dell'esito di questo seminario, incontro, convegno, ma parlerei più che altro di un incontro di confronto. Primo perché, come detto, avevamo la massima esperta dell'argomento. Secondo perché, oltre ai presenti fisicamente, permettetemi di ringraziare e salutare i colleghi amici della Val d'Aosta che sono presenti. Non ringrazio personalmente tutti gli altri, perché soprattutto quelli collegati c'è un insieme di competenze incredibili. Ho guardato prima l'elenco, per quanto me l'abbiano dato scritto piccolissimo, ma veramente ci sono tantissime istituzioni rappresentate tra tutti quelli che sono collegati e un altissimo livello di competenza tecnica, quindi questo ci dà maggiore soddisfazione del fatto che l'incontro sia stato così seguito. Le conclusioni che si possono trarre, secondo me, sono abbastanza chiare e definite. Allora, c'è una ratio che è sottesa alla normativa e che è ben chiara, che è stata ben delineata dall'avvocato. La sostanza è proprio quella di cercare di mantenere sempre un equilibrio in tutto, sostanzialmente utilizzando il buon senso, che è la cosa più fondamentale. Talvolta è difficile riuscire ad utilizzare dei criteri oggettivi, anzi, quasi sempre non ci sono, diciamo, prima che la fantasia poi ha superato ampiamente la realtà anche negli accadimenti che ci siamo trovati a dover affrontare e che sicuramente ci troveremo ad affrontare. Ciò che è fondamentale è la necessità di un rinnovamento, di un adeguamento più che altro a quella che è la realtà sociale. D'altra parte, il legislatore. Non accade mai che il legislatore si svegli la mattina e decida di proporre un disegno di legge e poi approvare un disegno di legge per un motivo avulso dalla realtà. Tendenzialmente il legislatore non fa altro che adeguarsi all'evoluzione sociale. L'evoluzione sociale anche in questa materia è stata, primo, rapidissima, secondo, è costante e non potrà che diventare sempre più rapida, fino al punto di correre addirittura il rischio di perdere il controllo con il discorso dell'intelligenza artificiale, quindi a maggior motivo si fa sempre più stringente la necessità che vi sia un esame, un rinnovamento della normativa. Diventa secondo me fondamentale il compito dei CORECOM e di AGICOM nel sollecitare il legislatore in questo senso. Perché visto e considerato che ci troviamo ad occuparci quotidianamente di queste problematiche, a maggior motivo penso che possiamo essere soggetti che hanno più competenza e più, diciamo, sensibilità anche sull'argomento. D'altra parte mi capita spesso, anche come avvocato, di lanciare delle proposte nelle diverse magari associazioni alle quali prendo parte per motivi strettamente professionali. E quindi a maggior motivo, se come CORE, come oggi, come ci occupiamo di questi argomenti, forse potrebbe essere interessante, cosa che viene già fatta, so quotidianamente, ma potrebbe essere interessante magari riuscire a coordinarsi tra i vari CORECOM e AGICOM proprio per cercare di portare delle proposte concrete di un nuovo testo di legge. Insieme alle assemblee legislative, perché a Firenze è venuta fuori anche questa proposta, diciamo, sai, cioè, l'iniziativa da chi è venuta, però nel senso che anche le assemblee legislative possono, abbiamo il coordinamento dei presidenti, possono sempre dal basso con questa, farsi promotore insomma, di testi diversi, delle norme, no? Più confacenti a quelle che sono.
i nostri desiderata, insomma. Perché certo. L'applicazione ormai è chiara, nella segnalazione abbiamo scritto, quindi alla fine l'indicazione di dove deve andare a modificare, i suggerimenti li abbiamo fatti e quindi si tratta di recepirlo, di tradurli in norma. Una proposta si può fare, cioè attraverso, perché siamo noi, perché il problema nasce per noi, perché il problema è che poi il cittadino non capisce perché deve essere ostacolato, dice ma tu mi vuoi impedire, ma tu mi un soggetto politico, tu non mi vuoi fare questo, ma non è, se l'impianto è questo, noi siamo tenuti ad applicare la norma. Sì, infatti anche noi abbiamo avuto, siamo rimasti, non dico interdetti, ma quasi sorpresi dal fatto che la reazione è stata proprio questa, cioè voi ci impedite di fare qualcosa, esatto. Ci impedite di parlare, ci impedite di esercitare i nostri diritti. Purtroppo a volte forse magari anche per difetti di comunicazione, la nostra azione viene percepita in questo senso, laddove in realtà noi non siamo legislatori, quindi non facciamo altro che seguire le norme, cioè spiegare quello che dicono le norme. Nel momento stesso in cui c'è una norma che impone determinate condotte, determinati comportamenti o vieta determinati comportamenti, non possiamo far altro che prendere atto di quello che succede e segnalarlo agli organi competenti, perché siamo obbligati a farlo, non perché ci divertiamo la mattina a inseguire, ogni mattina quando ci alziamo a inseguire qualcuno per avere la soddisfazione di punirlo, ma ci mancherebbe altro. Il nostro scopo è soltanto quello, vuole essere quello appunto di avvertire preventivamente proprio per evitare che poi accadano cose. Però chi fa le norme, in questo caso anche a livello, diciamo così, non sia nazionale, legislativo, regionale, perché noi non facciamo le norme ovviamente, noi abbiamo cristallizzato l'applicazione di una norma che è già esistente, può farsi promotore di una diversa articolazione, questo sì, da così sottoporre alla valutazione del nostro Parlamento, voglio dire, cioè, questo si può fare, cioè, penso che sia un'idea anche recepibile, perché noi non facciamo norme, possiamo, diciamo così, dare indicazioni per questo, che questi orientamenti che sempre si arricchiscono nel tempo come tecnici sulla materia, ma ovviamente chi fa le norme, che ha un potere legislativo, anche quello regionale, perché diciamocela tutta, c'è anche il titolo quinto della Costituzione, l'ordinamento delle comunicazioni, probabilmente la competenza concorrente in materia di comunicazione dell'ordinamento a livello regionale. Probabilmente, insomma, l'esercizio di un potere in più si potrebbe attivare, ecco. Sì, può essere utile quello. Per tutti, ecco, questa, però non è una competenza nostra, è una competenza di chi fa le norme. Ecco. Quindi coordinamento da un lato orizzontale, ma coordinamento anche per quello che riguarda le materie, certo. Perché comunque non dobbiamo più limitarci soltanto alla pura comunicazione radio-televisiva. Io ho visto che ci sono tanti altri nuovi mezzi di comunicazione. L'abbiamo definita piattaforma genericamente, ma tanto per intenderci, e quindi diventa indispensabile un aggiornamento anche e soprattutto da questo punto di vista. Quindi direi che incontri come questi di oggi sono assolutamente preziosi per poter raccogliere più dati possibili, partendo dai dati concreti, dagli episodi concreti, anche grazie alle vostre domande, appunto, che vengono così a costituire degli spunti di informazione, di comunicazione, per poi magari raccoglierli coordinandosi e per poter arrivare a fare delle proposte concrete eventualmente anche al legislatore. Quindi ben vengano occasioni come quelle di oggi. Bene, se non ci sono altri interventi, altre domande, io ringrazio veramente tutti per la partecipazione. Un saluto lo voglio dare, ma prego, perché non voglio più parlare di par condicio, però un saluto lo voglio dare, perché è educazione, è relazione umana. Ecco, io veramente vi ringrazio tutti, innanzitutto perché siete stati attenti, sia voi presenti sia tutti quelli collegati, per tante ore su una materia che è tecnica, insomma, che non è così leggera e digeribile, però capisco dalla vostra attenzione che non vi ho tediato più di tanto, e questo ne sono contenta. Sono contenta del percorso che state facendo. Siamo qui, e come tutti gli incontri, a stimolare dei processi. Io spero che da questo incontro, per le risultanze che ognuno porta nelle proprie realtà istituzionali, vengano fuori un bel percorso.
e belle relazioni istituzionali. Questo è l'augurio che vi faccio sul territorio e faccio per noi in generale Agicom e Corecom, e ringrazio il Corecom, ovviamente Piemonte, che mi ha dato l'opportunità di fare questa bella esperienza oggi, il presidente, tutti voi componenti, la struttura, e buon lavoro, buon lavoro. Ribadisco che... Ancora grazie a Lorenzo Polcavo, ribadisco che i complimenti iniziali non erano complimenti, ma erano constatazioni di un fatto della competenza che assolutamente indubbia, ma soprattutto della capacità di rasserenare tutti quanti che ha trasmesso la cosa e che penso sia stata recepita. Non per niente tutti quanti siamo stati molto attenti per tutti questi. Grazie ancora e arrivederci alla prossima occasione. Grazie.